Siamo live. Ciao Marghe e ciao, ciao a tutti. Ciao Marghe. Ciao a tutti. Ciao e un bacio alle donne. Certo, un bacio. Soprattutto devi mandarci un bacio, Fabio. Non aspettiamo altro che un tuo bacio stasera. Un bacio con schiocco e un cuore, esatto. Grazie. Oggi giornata particolare, ma cercheremo di non essere né professorini né di tediare o di essere delle pietre, ma di andare a parlare come sempre delle nostre cose. Abbiamo deciso di spostare la puntata da ieri a oggi, visto la data importante, quello che rappresenta il 25 novembre. Allora, un saluto alle nostre 15 persone. Ciao Paolo, ciao Wax, ciao Jacopo. Ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao 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 Pietro, ok, siamo già in 25, le partite sono terminate e ieri potevamo andare live ma c'era il Brasile, poi oggi c'era questa giornata, abbiamo matchato le cose come dicono i fighi. Ciao Andrea, grande Andrea, ciao Alessio, ciao ciao signorina, come diceva il Calbone. Dopo 16 anni ormai si dice signora per Galateo, per cui... Abbiamo dei galantuomini in chat, non c'è niente da fare. Grandi, la signorina Silvani. Allora, allora. Era un po' più carina della Silvani, solo un pochino. Anche la Silvani aveva il suo perché, intanto portava il Calboni, il Calboni l'ha portata, si è fatta portare a Capri dal Calboni. Allora, sì. Ciao Nicolas, ciao Alf. Ciao al Fiaccaraio Magico, che giorno è oggi? È il 25 di novembre. Allora, vuoi fare tu una introduzione? Ciao, ciao a Stefano Grammatico, ciao, ciao, ciao. Allora, oggi, vedi, gli anni 70 sono i migliori. Oggi giornata particolare, abbiamo messo degli hashtag sotto, sono qua, li avevo messi qui, abbiamo scritto, anzi nel titolo, trappole d'amore, nel senso che poi ci sono situazioni dove non entriamo, drammatiche, dove però prima ci sono delle trappole dove non bisogna inciampare, insomma. Vuoi fare tu oggi, sei la donna, oggi vai tu in prime time e fai tu la intro. Siamo già in 30, un saluto a tutti e a tutte. Sperando che vogliate entrare, io vi lascio già il link, perché questa sera è la prima puntata in cui facciamo domande e risposte, partecipazione totale. Anche questa sera attivo il telefono, Questa sera scrivo il telefono che è qua, ok? Perché magari qualcuno non vuole entrare in video, ma la telefonata la vuole o la può fare, quindi... Sì, perché la serata riguarderà tutti. Ti metto in prime time, intanto scrivo il telefono. Intanto buonasera a tutti, perché leggo tutti i vostri saluti. E stasera è una giornata, oggi è una giornata commemorativa e stasera ne parliamo, ma ne parliamo, come diceva Fabio, in maniera sì tranquilla, ma non dobbiamo assolutamente dimenticare il periodo storico che noi stiamo vivendo. Sempre più difficile essere donne, a quanto pare, perché ci sono uomini che, tra virgolette, amano troppo, così dicono. Ma la verità è che ci sono forme di manipolazione sia da parte di uomini che da parte di donne. E ovviamente oggi è più mirata sulle donne, perché c'è più una parte di manipolazione che è mirata sulle donne, ma anche le donne nel corso della storia hanno fatto la loro parte. Per poi attribuirvi quel brutto nomignolo di sottoni. E quindi adesso ci addentriamo anche su questo discorso. Vai, continua. Io ho messo solo il numero in evidenza, se qualcuno vuole chiamare. Se qualcuno vuole chiamare, perché ovviamente tutti, ognuno di noi ha vissuto una relazione dove credeva di esserci magari troppo amore. E questo troppo amore ha portato a situazioni spiacevoli, sgradevoli, sia per la mente, che alcuni purtroppo per il corpo. È successo anche a me, quindi non per fare la parte, però ho avuto un paio di episodi sgradevoli, uno nel 2002-2003, insomma, e uno invece, uno in Polonia. Fatti vedere, Fabio.
Abbiamo bisogno del tuo volto. Ah, scusa, aspetta, non avevo messo. Ok, no, no, dicevo due episodi, mi sentivate però, due episodi sgradevoli. Certo. Uno in Polonia, tra l'altro ero con mio amico e socio Riccardo che conosci, e con mio amico Iari che conosci, perché noi ci conosciamo da tempo, e lì eravamo andati a vedere appunto le partite dell'Italia, e poi era un venerdì, c'era tutte le sere c'era la festa con gli europei, no? E eravamo in Polonia, in una città universitaria, e c'era una matta, sì, che poi, sai, sono stato aggredito, non so perché si è ripresa con me. Io avevo l'albergo davanti ed era aggressiva, ma era anche carina, ma non era quella esaltata, era proprio, o era super fatta, non lo so. So che anche il portiere dell'albergo ha avuto dei problemi e poi, non lo so, comunque, situazioni sgradevoli che potevano degenerare. Invece una volta mi è accaduto nel 2002 proprio di avere una non fidanzata, di iniziare con una storia, una relazione, e poi sono andato a lavorare in un posto e lei è diventata una stalker, ma pesante, insomma, poi è stata messa una parola fine, non c'erano ancora i messaggini, 2002, però insomma mi sono fatto anche aiutare da un amico, insomma, per farle capire, forse che era andata un po' fuori di testa. Però chiaramente non mi paragono all'essere donna. Siamo in 50, io vi ho lasciato il telefono. Allora, se vogliamo leggere, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne è una ricorrenza istituita. Scusate se oggi leggo male, che ho fatto la visita dall'oculista e quindi c'ho un po' la pupilla spanata e vedo tutto chiaro, perché ho ancora un po'. Allora, insomma, ha invitato tutti i governi, eccetera, eccetera, a riconoscere questa data, no? La data, sì, che poi sono 16 giorni di attivismo, perché finisce con la giornata mondiale dei diritti umani il 10 dicembre. Tu, Fabio, conosci il gesto che fanno le donne in caso di pericolo? Riesci a riconoscerlo? No, so che c'è un numero di telefono, però no. 1522. Esatto, il gesto, vuoi ricordarlo? Certo. Quando vedete qualcuno, oddio. Aspetta che non è esatto. Sappiate che sta cercando aiuto. Non vuole urlare così? Aiuto. Quindi è mano così e poi così? Così, così e così. Se vedete una donna fare questo, è in serio pericolo. Chiamate soccorsi il primo possibile. Ah, questo non lo sapevo. Lo rifacciamo ancora, ti metto in prime time. Vai. Ripetiamo per tutti. Se voi da casa ripetetelo, così magari vi rimane in testa. Siccome una donna, quando è in difficoltà, quando è in pericolo, non può parlare, se le vedete fare questo, chiamate subito le forze dell'ordine e avvisate che c'è una donna che è in pericolo. Questa poi la parliamo questa... di pericoli di vita, parliamo di... Sì, sì, no, non di... esatto. Seri. Molto seri. Ok, questo poi la clippiamo, la mettiamo anche su Instagram. Sì, sì, ho partecipato anche, lavoravo per la Rosaria Iardino, quindi poi ho visto Gio Squillo, ho visto tutta la zona, insomma, ho lavorato e ho seguito tante cose, il muro delle bambole, quindi... Tornando a noi, siamo in 54, cioè trappole d'amore, no? Il titolo di questa sera, tra l'altro, con tante domande e risposte, telefono acceso. Invito, quindi, si chiama invito, per partecipare live. Ci siamo lasciati alle spalle le partite, i mondiali, che, belli o brutti che siano, senza l'Italia per me sono osceni, però, insomma, oggi... hanno visto le partite terminare poco fa e quindi abbiamo deciso di farla questa sera. Allora, potete venire, la Marta è un po' malaticcia, quindi stasera perdonatela. Scusate, però, un po' influenzata. Ti vedo in ripresa, io mi chiamo Millo, e camomilla romana, e ciao Fabrox, e ciao, vieni Fabrizio, vieni a intervenire, vieni a fare un po' di qualcosa. Allora, scusate, ma le forze dell'ordine hanno preso questo gesto, sì, come ufficiale? Sì.
Sì, assolutamente. Ok. Assolutamente sì. E anche come gesto ufficiale, tra virgolette, lo ricordo alle donne, quando si sentono in difficoltà, quando si trovano in una situazione familiare in difficoltà, perché purtroppo va detto, il 90% di queste situazioni si creano sempre famiglia o comunque persone che ti sono molto vicine. E una delle tecniche potrebbe essere quella di far finta di ordinare una pizza. Quando chiamate la polizia, fingete di ordinare una pizza, la polizia capisce che voi non avete bisogno di una pizza, non avete sbagliato numero, ma semplicemente siete in difficoltà. Così nell'ordinare una pizza, sì, nell'ordinare una pizza, voi potete dire dove siete, il vostro indirizzo, il vostro interno, tutto, e loro si precipiteranno, si spera. In alcuni casi sono arrivati leggermente in ritardo, purtroppo. In altri casi non c'è stato nemmeno il tempo di fare queste famose telefonate. Quindi volevo ricordarlo soprattutto alle donne e alle donne che ci seguono e alle donne che sono vicino a voi e volete proteggerle. Siccome purtroppo, come dicevamo prima, le trappole d'amore è quando anche una persona crede di essere molto amata perché questa persona è molto gelosa, è molto ossessiva, è molto possessiva, e allora questo si confonde molto con l'amore. E spesso i vostri familiari, le persone che conoscete, non vi ascoltano quando sono in situazioni di pericolo. Per cui questi piccoli, diciamo, trucchetti potrebbero salvare molte vite, quindi mi raccomando, ditelo a parenti, amici, amiche, che c'è sempre un modo per potersi magari salvare in tempo, finché sia in tempo. Qui cosa ci chiedono? Qui rispondo io a Domino, non è che c'è tanto a dire, queste le ho passate io, ma dall'altra parte, non c'è nulla da fare, ci sono situazioni dove in certi paesi, ti assicuro, tipo Svizzera, le cose funzionano, da noi no, vale per gli uomini e vale anche per le ragazze. Perché purtroppo la legge vuole che se qualcuno non fa qualcosa di veramente grave, la prevenzione nella legge italiana purtroppo non c'è. Ora, siamo in più di 50, seduzione narcisistica, dice Nicolas. Secondo me però ti dico la verità. Serietà totale su questo tema, però secondo me si sono dati troppi nomignoli. Così come al mondiale, mi sono accorto e anche qua, non voglio fare il figo, avevo detto, ma secondo me su queste robe, One Love, arcobaleni, fasce, poi prima o poi non è che possiamo delegare i calciatori, chi c'è, e poi sono temi comunque che dopo un po' le nazionali rifiuteranno, non è che stiamo parlando dei portavoce dei nostri diritti, due coglioni, infatti le nazionali, proprio non tutte, ma dopo le ultime cose hanno fatto questo, poi c'è stato il Black Lives Matter, questo e quest'altro, dopodiché dalla Danimarca, ma anche quelle più... così più nord europea hanno detto basta, adesso pensiamo a giocare, quello che dovevamo fare e dobbiamo dire, l'abbiamo detto. E qui c'è il discorso che secondo me si sono fatti una marea di nomi, nomignoli. E allora non si capisce qual è il limite, quindi tra l'amore narcisistico, piuttosto, grazie Lorenzo, piuttosto che una relazione che può avere delle difficoltà, perché... Certo, però più se ne parla, più si sensibilizza un po'. Vabbè, assolutamente. Però non si può spaccare il cappello, nel senso, anche senza dare tutti i determinati, senza dare un nome a ogni singola cosa, ma anche spiegando come dovrebbe essere una relazione sana, si dovrebbe capire come dovrebbe essere una relazione, perché le relazioni possono nascere in maniera impetuosa, passionale, possono nascere in diversi modi. Però io ci tenevo a fare questa parte, per esempio, nel libro, e ho scritto amore deriva dalla parola madre e poi deriva dal discorso legato all'amicizia. Quindi è difficile che se una persona si dimostri amica, ma sto parlando di amicizia, quella che, come dice Paolo Crepè, come le piante grasse, non ha bisogno di nulla, no? Mentre dice Crepè, giustamente, l'amore ha bisogno di essere tutti i giorni innaffiato come una pianta, lui dice, di basilico, l'amicizia è un po' come una pianta grassa. È lì, e a volte va avanti senza bisogno di, a volte non ci si vede, a volte ci si vede. Quindi, cioè, se partiamo dalla base,
che un rapporto potrebbe essere love, intanto love, grazie oh, del love, no. Carissimo. Io non te l'ho fatto, te lo fa Marghe, il cuore, love. Grazie Lorenzo, grazie, grazie Lori per il super sticker, se vuoi intervenire ti rimetto il link, eccolo qua. Io vorrei ciao. Dire una cosa, io vorrei dire un'altra cosa a Marghe. Domino. Sì? Un attimo, sì che rispondo, volevo dare l'ordine. No, dicevo che ci sono delle cose che vedi subito se stanno andando per il verso giusto o per il verso sbagliato. Secondo me uno se ne accorge abbastanza presto. Poi, ovvio che il manipolatore, come il truffatore, ha delle strategie affinatissime e quindi è facile cascarci. Intanto arriva la solidarietà alle donne che stanno lottando in Iran. Intanto Andrea ci dice che il narcisista non ama essere lasciato, forse è questo che lo rende uno stalker poi in seguito. Un io... caro saluto a Marghe. Concludo dicendo, Mattia dice una cosa, se poi vogliamo leggerla. C'è una cosa che volevo ricordare, i dati che ha messo Alessandro Agostini, che è venuto qua ospite, un nostro amico, e lui ha messo, che cosa ti ricordi l'altra volta? Ogni tre minuti una donna googla qualcosa riguardo alla violenza. Però quello che googla a me fa specie. Poi è chiaro che noi magari ci sentiamo evoluti, viviamo in un paese, non lo so. Appunto è quello che volevo dire, cioè c'è poca informazione, molta poca, per quanto riguarda soprattutto chi soffre di dipendenza affettiva. Chi soffre di dipendenza affettiva trova, dipende anche come crescono le persone, per quello io vorrei fare un appello alle giovani mamme che devono crescere dei figli in questa nuova società, cercate di fargli capire la differenza tra il bene e il male, perché la stessa carezza può avere due facce, cercate di far crescere dei figli più indipendenti possibili, sia a livello economico, sia a livello affettivo. Nel senso che se c'è tanta e tanta consapevolezza che una persona deve crescere, deve sapere che, ma non bastare a se stessa, come dicono i famosi motivatori, ma bastare a se stessa, perché una donna, così come un uomo, una persona deve poter camminare con le proprie gambe. Come cammina con le proprie gambe? Deve poter vivere senza doversi aspettare sempre magari l'approvazione, il sostegno e l'amore di qualcuno. Se c'è, ben venga, meglio, e lo sappiamo tutti, ne parliamo sempre. Ma se non c'è, non deve sentirsi una persona vuota, sfinita, sempre alla ricerca di un sostegno, perché il famoso narcisista, piuttosto che un manipolatore, non vede l'ora di trovare queste vittime. Vittime che non si accorgono ai primi segnali, le famose red flags, le famose bandiere rosse, le dobbiamo notare subito. Al primo schiaffo bisognerebbe scappare. Alla prima cosa dove una donna ti prende il telefono dalle mani e ti controlla il telefono senza il tuo consenso, bisogna scappare. Sono situazioni tossiche che si vanno a creare, è inutile. Stavo urlando, dicevo brava, 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 brava. Uno, perché l'istinto dice quello. Due, perché è l'unico caso in cui l'istinto e la ragione vanno d'accordo. Cioè, se ti capita una roba... Le persone che non governano questo tipo di emozione negativa non vanno bene, così come quelli che non governano l'emozione troppo positiva. Cioè, un minimo, l'emozione da adulti soprattutto, va un attimo regolata, va un attimo capita, va un attimo compresa. Cioè, ci vuole più insegnamento sull'intelligenza emotiva per cercare di capire e di gestire queste situazioni. È inutile che diamo ai nostri figli di tutto e di più, perché quando crescono poi pretendono di tutto e di più da chiunque. Bisogna fargli capire cosa devono meritare, cosa non devono meritare, cosa è giusto avere, cosa è giusto anche non avere in determinati momenti. Cioè, cerchiamo di non... Il troppo amore a volte... Carmelo Bene diceva, ai figli bisogna dare il giusto disinteresse. Il giusto disinteresse. Perché era un genio. E anche mi pare lo stesso Crepe... No, no, aspetta, chi è che era quando diceva, ma io ho fatto tutto per mio figlio, male, dovevi fare di meno. Infatti si cerca di applicare, c'è però un discorso da fare, anche freudiano, un conto che sono i primi 6 anni, 5-6 anni di imprinting in cui un bambino deve imparare a fidarsi
e deve certo. capire che cos'è l'amore. È poi un'altra cosa. È un'altra cosa. No, però... Sì, però parliamo di un'età dove iniziamo a crescere dei figli, dove qualunque capriccio viene assecondato, qualunque situazione... Per tutto ci deve essere un regalo, anche se mangia è il regalo perché poi ha mangiato, il premio, la cosa. Faccio un esempio, no? Questa cosa poi diventa su tutto finché crescono e al momento in cui qualcuno gli nega qualcosa, anche una piccola cosa, loro non la sanno gestire. E questo poi va a portare nelle situazioni tanto e tanto tossicità. Tossicità che va a sfociare a volte anche in violenze serie. Quando Domino ci chiede perché nonostante le denunce fatte alle persone, alle forze dell'ordine, la donna ci lascia la vita, perché? Perché purtroppo le donne, la cosa principale è che ancora ci sono donne che credono di poter trovare il principe azzurro che le mantenga, per esempio, no? E già non avere un'indipendenza propria, economica, già quello è uno, tu sei una preda già di questa cosa. Sei una preda del famoso uomo che vorrebbe gestire la tua vita. E il famoso detto, chi paga comanda, ecco pronto lì a essere servito. Mi raccomando, quindi quando le conoscete non portatele subito da Waiton o a Parigi però, sul vostro aereo, così, esatto. Se dicono, mi raccomando, spiegano le donne. No, ma a parte gli scherzi, è vero. Quando c'è poca indipendenza economica, tante donne davanti al primo schiaffo. Tu hai parlato anche di slanci emotivi. Un attimo spazio alla chat, perché sì, mi accorgo che siamo diventati già quasi 70. Per esempio, un discorso lo faceva Gatto, vanno cambiati i paradigmi culturali. Io vi do un telefono, una telecamera, lo so che magari non avete voglia di mostrarvi, potete entrare solo con l'audio, tanto ci conosciamo. Mi spiace, anche il Fabri se vuole entrare, io li evidenzio i vostri discorsi e cerco di tenere i tempi con la Marghe per andare velocemente da un discorso all'altro per approfondire quelli più importanti, però sarebbe carino che voi entraste per dire la vostra, vedi, per dire qua dice una questione culturale, da una parte modella macisti spacciati per amore, dall'altro quello che dico io. Concezione di donna proprietà a base di un patriarcato, insomma la situazione quella... che avevi già raccontato proprio tu, Pierangelo, le neuroscienze sono più severe, i primi 3 anni sono quelli che ti formano per tutta la vita. Io sono totalmente d'accordo. Nicola parla di alimentazione che fa di 70% dell'equilibrio emo-psicofisico. Sì, che deriva, esatto. Bravo Fabio, non so per che cosa, ma ti ringrazio. Lo dico malincuore, molte donne soffrono della sindrome della croce rossina ed è verissimo. Certo. Sapete quante donne si sentono loro in colpa appena iniziano a ricevere i primi schiaffi, appena iniziano a ricevere i primi insulti, le prime cose? Perché purtroppo c'è molta disinformazione anche su queste cose. Purtroppo c'è ancora un pensiero molto radicato al discorso che l'uomo che... porta avanti la situazione, perché l'uomo deve dare un po' più l'esempio di come ci si comporta, le regole, diciamo, in casa. C'è ancora chi, sono ancora famiglie che danno ai propri figli ancora questo imprinting un po' di cresciamo. Però aspetta, scusa. Che... Marghe, però scusa un attimo. Sì. Questa è la storia di Agostini, poi verrà il sociologo Fabrizio Fratus che ha fatto un libro bellissimo su amore, dipendenze, i danni che crea la pornografia. E è stato spesso ospite, un mio carissimo amico Fabrizio Fratus, è un dotto in queste cose. Eccolo qua, stavo parlando di Fabrizio, grandissimo. Buonasera. Ciao Fabrizio. Buonasera a voi, ciao a tutti, buon ciao. 25 novembre, tanta violenza a voi. Ci dissociamo chiaramente. Ovviamente. Ciao Fabri. Come, non siete ciao. Per la violenza? Non siete per la violenza no. Voi? Assolutamente no, grazie Fabio per questo ingresso, se volevi farmi ammonire il canale. Sì, Fabrizio lo stavo presentando ed è entrato. No, Fabrizio ha fatto un sacco di libri che riguardano proprio il fatto di prevenire certe cose. Uno di questi è il discorso sulla pornografia per prevenire, e non sto scherzando, discorsi legati persino all'impotenza, all'infelicità, alla depressione, eccetera. Lo conoscete, se l'avete già visto sul canale, abbiamo fatto, insomma... vede il tema questo qua, poi magari ti risponde Fabrizio che ci ha fatto un libro che ha fatto 18 ristampe.
Non era previsto che tu venissi, sono contento che, non so, mi hai chiesto che bello logo che te l'ha fatto, ma intendevi il logo del pappagallo? Ero, ti dico, sono a casa perché la mia compagna, fidanzata, non so come si chiama, ti sei sposato, l'ho buttata fuori casa, adesso vaga qua per strada e non la faccio rientrare. No, è dovuto andare a un evento contro la violenza sulle donne e mi ha mandato il messaggio dicendomi c'è poca gente, Ale, perché lei comunque il suo ha fatto un post dicendo che la violenza deve essere sempre condannata, non contro donne in particolare, ma a prescindere contro tutti. Detto questo, sì, mi è arrivato il tuo, la notifica di qualcosa, non so, e ho visto il tuo logo e ho detto bello, e ti ho fatto i complimenti. Grazie Fabri. Io faccio i complimenti anche alla tua ospite, non so adesso se grazie. È tua ospite, fidanzata, sì, amica. Sì, sì, no, no, ospite, ospite. Ospite, no. Quindi. Ci conosciamo da un sacco, come mi conosco da un sacco di tempo te. Lei adesso ha fatto 7 anni in Londra, abitava, era la mia vicina di casa, adesso è tornata a Milano. E Fabrizio, tu da dove sei in zona San Siro Baggio o sei nella zona più? No, diciamo, no, io dove sei venuto lì al quartiere nuovo in Baggio, lì e così, non ci sono più da 5 anni. Io cambio casa, negli ultimi 7 anni ho cambiato casa 6 volte, quindi ma la base vago per casa. La base piacentina c'è o sei? Sì, lì adesso mi sono fatto. Lì esattamente mi sono fatto la mia casa, che è il loft che si vede ogni tanto nelle foto quando sono solo e disperato, mentre poi sono un po' a Magenta da Stefania, un po' a Milano nell'altro appartamento, insomma vago per case. Sì, ecco, ti spiego una cosa che magari interessa, ho deciso di farmi casa da solo, alla fine, perché dopo essere messo alla porta da qualche donna per più di una volta, ho detto vabbè, facciamoci la casa, così ogni volta so dove andare a dormire, perché tutte le volte era un problema chiamare amici o fratello. Con mio fratello non ci parlo da un tot di anni, capisci che era un problema adesso. Marghe, ha ragione, No, se uno viene cacciato di casa deve sapere dove andare a dormire, mi sembra ovvio, no? È giusto avere una... Ma infatti io dico sempre che nella vita, se uno si sposa, se uno non si sposa, se uno fa famiglia, deve avere sicuramente un posto dove andarsene, cioè se è una stanza nella stessa casa, se è una casa coniugale, deve avere una stanza dove uno può dormire da solo, può rifugiarsi da solo in caso di litigi, di incomprensioni e quant'altro. Ma ancor meglio cercare di avere un posto dove poter fuggire, anche un garage. L'importante è il posto dove poter fuggire. Mio nonno dormiva in via Boccaccio, abitava lì, no? In Cadorna, e sì, era un signore e dormiva nel box giù all'angolo, lì nella zona dove c'è la via Saffi, insomma era lì. E a volte dormiva giù. Fabri, allora ti dico una cosa. Presento Margherita. Noi no, non volevamo, ti faccio la. No, aspetta, la che ti dico questa del garage perché pochi lo sanno, ma io non ho problemi a raccontare anche le disavventure della mia vita, no? Che sono peraltro anche pubblicate in alcune parti in un settimanale che si chiamava Diario, che mi è costato poi una cicatrice qua perché mi sono venuti a prendere sotto casa. Però detto questo, mi è capitato nel 2011, proprio perché convivevo con una donna ormai da 5 anni che aveva un marito, e incontrandoci col marito davanti all'ascensore ci siamo picchiati, no? Lui si è fatto un po' male, perdeva sangue, è andato all'ospedale e lei mi ha buttato fuori casa. Sono le cose strane delle donne, no? Te viene assalito, però tu lei sei stato assalito. Ero a casa, quindi. E quindi lei mi butta fuori casa, tanto per cambiare in una di queste volte, e ho fatto 1 mese e mezzo in un ufficio sfitto sotto, come si dice, quelli sotterranei. Praticamente è stata la più bella disavventura della mia vita. Vivere in un ufficio senza niente, cioè con la brandina. Poi peraltro tu Fabio mi conosci, sai che me la vivo un po' bene, no? Quella è stata un'esperienza, come dire, il campeggio in città. No. Forse ho capito anche da chi, se magari... Sì, hai capito, sempre... Ah, ho capito. Sempre lui, sempre l'uomo...
Ok. Che poi ha avuto sì, poi, poi è finita, siamo tornati, poi siamo, poi se siamo rimasti per chiudere la cosa, sono andato a convivere con la fidanzata di Vincenzo che tu conosci, no? Che era in Sudafrica, Vincenzo Sofol, europarlamentare, così raccontiamo, io vado a vivere con la sua fidanzata, lui mi dà l'ok. Un saluto a Vincenzo che è sposato? Tu sei si è sposato con Marione e vive a Parigi adesso, siamo un po' così noi. È sposato alla figlia della Le Pen, esatto, sì sì. Tu sei andato a Parigi? Sì, esatto, esatto. Di bello una, il matrimonio la zia Marie Le Pen è la zia è la zia certo lei come è stato il matrimonio a Parigi o in Costa Azzurra Parigi l'11 bello, settembre dell'anno scorso adesso ha una figlia ma ogni tanto sì, lo sento. Che si lamenta sempre perché gli caga addosso, scusate la parolaccia, e fosse solo quello, poi vedi dopo che è peggio. Ma il matrimonio com'è stato, bello o pomposo o normale? Non mi ricordo perché avevo la fidanzata e dovevo stare con lei. Minchia, aspetta, ti metto in prime time, uomo triste. No, c'era, ti posso garantire che la come si dice, la testimone di Marione era proprio bella, Fabio, proprio bella. Sì. Io sono stato confuso tutta la sera, sono stato lì con Stefania perché sennò cadeva ai piedi di quella testimone. Francese? Dobbiamo ammettere, quando una donna è bella noi ci stendiamo, diventiamo proprio scemi. Beh sì, quasi tutti. Oh no, Marghe. No, quando una è bella, bella, quasi tutti. Cioè, tu stai dicendo che la bella... Non lo so perché non mi è mai capitato, per cui... Ah, non vorresti fare la parte della bella qua? Beh, tra noi... Io mi distendo, tu Fabio ti distendi? Faccio solo la parte della donna, Io stavo cercando il tuo libro... Che è quello? Io stavo cercando il tuo libro, che è qua, nel reparto... Ma non ci sono le figure, a meno che ti metti a leggere, è inutile che lo trovi, puoi dare solo il titolo nel caso. Ma volevo farlo vedere, aspetta un attimo. Questa scena che poi non ce l'hai e fai... Ah sì che ce l'ho! Non urlare, madonna mia. Tutte le volte dice che c'ha le cose, ma... Ecco, mi è caduto il microfono. Se mi facevate... Dice che fa le cose e poi non le fa. Questa è la prima edizione, peraltro. La Marghe ci saluta, rimaniamo io e Fabrizio. Come no, io voglio stare con lei. No, fa le battute, le battute quelle... Ce l'ho lì. Per lei, non per te, ma a me, che mi freghi tu, scusa. Ma vai via tu, lasciami con lei e chiudi tutto. Occhio! Occhio! Diglielo. Questo è il libro di Fabrizio, ok? Dipende dalla donna, formativa come esperienza, la violenza non è solo fisica. Intanto siamo quasi 100 persone, l'ideologia del godimento, pornografia e potere, che liaison, visto che vai in Francia a fare il pagliaccio ai matrimoni dei VIP, no? No, beh, un saluto a Vincenzo. E che cosa c'entra? Serio, cioè, c'è un legame tra pornografia e la violenza, non solo sulle donne, ma in generale tra le coppie, cioè la pornografia, il fatto... Davvero mi chiedi di diventare serio professore? Sì, perché lo sei. Adesso mi fai fare il serio. Dopo te la lascio, quando io vado a chiamare mia figlia. Allora. Aspetta, allora. No, io... Occhio, perché poi io ti lascio con Margherita 10 minuti che chiamo mia figlia. No, bravo. Il telefono la chiamo direttamente, non è che mi devi lasciare qua così, la inviterò fuori. Minorenne, fuori. Ma di parlare di te, mica di mia figlia. Mamma mia, Margherita, si è accesa, va bene che c'è il raffreddore. Abbiamo misurato il quoziente intellettivo. Vabbè, è bionda, dai. No, è bionda. Sai cos'è? Che per la prima volta c'è un altro ragazzo, date in sbatti totale. Va bene, Marghe. Va bene. Senti, intanto no, visto che mi dici di fare il segno, ti dico anche che mi sono dimesso da direttore del Dipartimento di Sociologia e quindi sono perennemente libero. Allora, cosa c'entra la pornografia? La pornografia, allora, qual è il problema della pornografia collocato nel caso delle donne? Gli uomini che guardano pornografia e quindi si masturbano, anche se hanno una moglie, a lungo andare, visto che il cervello è così neoplastico, cioè si conforma in relazione a quello che guardiamo, a quello che viviamo. Se noi guardiamo la pornografia, quindi le immagini sono quelle di video porno, il nostro cervello ovviamente fa esperienza in relazione a quello e lo colloca col sesso e quindi produce un neurotrasmettitore che si chiama dopamina, che è quello per arrivare all'orgasmo in sostanza,
E se noi, cioè, noi raggiungiamo l'orgasmo con questo tipo di processo, è evidente che poi non avremo più attrazione per la nostra donna, perché ovviamente non è che possiamo immaginare che la nostra donna faccia quello che vediamo nei film porno, no? Cioè non è che andiamo da lei e dice oh fai così e così, cioè c'è tutto un altro tipo di lavoro da fare. E quindi questo cosa comporta? Ovviamente una frustrazione di coppia, perché è naturale che poi, non essendoci più sesso tra uomo e donna, naturalmente la donna inizia a essere anche lei, a allontanarsi, e qua iniziano a prodursi delle disavventure familiari. Questo ne ho parlato anche sul settimanale Il Cittadino di Monza e Brianza, dove nella rubrica ho spiegato bene come cosa è avvenuto nelle dinamiche del Covid, perché per esempio dico un dato, no? Questo nella è bello, vai, vai, sì. Dico un dato che nella nuova edizione... Aspetta, Fabio, che c'è un ritorno mio. Sono io? Non lo so. Aspetta, no, vai, continua. Stavo dicendo... Nella nuova edizione l'ho riportato perché ho dovuto presentare, mi hanno chiesto di spiegare cosa era avvenuto col Covid. Allora, intanto, durante il periodo del Covid, le pagine scaricate in Italia dagli uomini, pagine pornografiche, non sono aumentate, perché già eravamo a un livello talmente alto. Sì, sì, è vero, Milano e Roma capitali. Sì, ma esattamente, pensate che Milano e Roma, insieme a Tokyo, sono le città dove si vede più pornografia al mondo. Allucinante, questo, ragazzi. Lo dice, siamo là, altro che trombare le tedesche, scusate, siamo dei pipparoli incredibili. Comunque, detto questo, la cosa che si vedeva da questa indagine che è stata fatta dalla Durex, l'unica, giustamente fanno i soldi loro con le trombate, perdonatemi, ma è questa la realtà, quindi sono loro che si sono informati, hanno fatto questa indagine ed è emerso praticamente che c'è stata una minore capacità di rapporto sessuale, ma dettato da che cosa? Dalla soffrazione dello stare in casa con la propria compagna. Cioè, scusate, Marco, che è influenzata. Quando la vedete che si assenta è perché è influenzata, mai soffia il naso. Ah, ecco, ok. Dicevi che fatto di stare in casa... Sì, però andavo in disperazione perché lei si era tolta. Allora, cioè, dicevo, dove è andata? La cercavo. Hai perso e poi... il filo. No, aspetta, mi interessa. Cioè, allora, la gente è stata costretta a stare vicino. Magari coppie che si separano di giorno perché lavorano, giusto? Esatto, a un certo punto, tu andando in giro, tu hai degli stimoli. Il cervello ha gli stimoli, no? Noi dobbiamo tenere conto, io adesso sto semplificando un pochino, per capirci, che il nostro cervello nell'arco della giornata delle 24 ore, per l'80% del tempo fa sempre cose automatiche, sempre le stesse cose. Quindi se non ha stimoli nuovi, non hai, tra virgolette, delle reazioni. Quindi cosa succede? Che se tu stai sempre in casa con la tua donna e fai le stesse cose per 1, 2, 3 mesi, capisci che poi vederla sempre lei, che è ovviamente comoda in casa, così oggi è la loro giornata, non diciamo sfatta, ma diciamo comoda, è ovvio e che la voi sempre è molto con un sex appeal alto, diciamo, per casa, esatto. No? Sì, questo, quello che stai dicendo è proprio il problema. Il problema è questo, che ma sta pigliando per il culo noi uomini, come dire che noi invece siamo in giacca in casa. Ma vedi, però c'è un discorso diverso, perché la donna, allora, è una cosa interessante e nel libro lo spiego. L'uomo quando vede una donna bella, il cervello si accende, cioè ci sono parti del cervello che si accende. Se la donna poi è nuda, fa le lampadine. La donna, se vede un uomo bello, ok, che è attratta, così sì, si accende, ma se vede un uomo nudo non ha nessuna reazione. Quindi la questione estetica in relazione all'uomo è molto inferiore in confronto, cioè noi siamo un po' basici, siamo un po' sfigati, cioè capito? Le donne sono complesse e hanno bisogno di stimoli maggiori. Bravo Fabri, sono d'accordo, invece Claudio non ha capito, invece fa un po' di polemica, dice se noi siamo dei pipparoli, come dice lei, ci sono motivi molto più profondi e legati a diversi aspetti, meno superficiali dal guardare porno, poi sembra sempre colpa del maschio brutto e cattivo. Fabrizio è tutto tranne che contro il maschio brutto e cattivo. Allora, io non ho detto quanto, non ha detto una cosa. Che è un dato, quindi è un dato. Uno, è un dato. Noi in Italia, tra città di Roma e Milano, siamo le città al mondo che scarichiamo più video porno. Quindi se Claudio lo guarda o i suoi amici guardano il porno perché gli piace vedere come film, no? Perché ci sono delle trame particolari, delle fotografie particolari,
e non usufruiscono della mano, ben per loro, però la realtà è un'altra, che l'uomo guarda il porno per masturbarsi, cioè punto. Quindi questa è la realtà. Poi la cosa, l'ho detto, lo sto semplificando per farsi capire. Certo, no, perché no? Mi sento il mio ritorno. Ragazzi, non si può però, quando una persona fa un discorso, subito tranciarglielo, perché c'è un ragionamento. Cioè, se vogliamo fare l'analisi è una cosa, se vogliamo andare su Twitter e fare le sintesi è un'altra. Fabrizio sta facendo, non è che ha bisogno dell'avvocato, sta facendo un discorso, nel senso, qui si parla già di emisferi, stereotipi, gatto, calma. Qui stiamo solo dicendo, Fabrizio è un pirla, io guardo il montaggio analogico. Allora, sono stati costretti a vivere in casa e quindi, dicevi, a parte... Piano piano è diminuito il sex appeal, per ovvi motivi, ma da entrambe le parti. Io questo avevo... crea tensione o semplicemente l'uomo e la donna escono per cercare diversivi e non potevano, oppure in casa si crea... Allora, attenzione, no. Non è che l'uomo e la donna escono di casa per cercare diversivi, no. Cioè, no, in quel periodo. Coppia, noi facciamo una coppia stabile, ferma. Io e Margherita siamo insieme da 10 anni. 10 anni sono tanti, no? 10 anni no. Vai qua, siamo una coppia sicura. Cosa succede? Che però entrambi, quando usciamo, vogliamo il riconoscimento, vogliamo comunque, tra virgolette, la donna vuole essere guardata, se no spiegatemi perché si fa bella, no? Mica per me, che, cioè, capito? Invece l'uomo, cosa succede? Che vuole avere un riscontro, tra virgolette, fa un po' il farfallone, no? Quando va dalla cameriera, va dalla... Poi soprattutto l'uomo che è un po' vigliacco, adesso dirà qualcuno lo stereotipo, però è la realtà, cioè un po' vigliacco cosa fa? Fa sempre il di più quando è in una posizione up, mai quando è in una posizione down. Cioè il maschio non c'è più, quindi essendo il maschio l'unico che può realmente agire e fare un po' lo sbuffone, no? Il presuntuoso, ma essendo poco ha bisogno sempre di essere in up. Esatto. La realtà è questa. Purtroppo i dati sono eloquenti, no? Cioè il maschio non è più in grado di fare corteggiare una femmina. Uso il termine proprio maschio e femmina per dire... Questo lo dice sempre Margherita! Ti interrompo solo un secondo perché sento la mia voce. Si accoppia. Rimbomba. No, Margherita, non è questione di urlare, c'è un ritorno della mia voce. Se tu urli è peggio, quindi allontanati un po' dal microfono. Dicevo che Margherita dice sempre, abbiamo fatto questa la quinta puntata, Fabri, e sono contento, non era previsto il tuo ingresso, ma ti voglio tanto bene, grazie. Lascio un attimo una parola a Margherita, poi ti devo chiedere una cosa di genovese. A 100 like, a 100 persone, poi facciamo entrare altra gente e Fabrizio ci racconta di genovese, perché lì siamo. Il giudice ha parlato, no, è il tuo argomento, genovese, io ci ho fatto un video, ha parlato di questioni ha parlato di una patologia sessuale. Io non sono totalmente d'accordo, però se seguendo i tuoi ragionamenti sì, io credo che lì ci sia anche un discorso di sostanze, di sballo, di tante cose. Margherita, hai sempre detto che gli uomini non sanno più corteggiare, sei contento che il sociologo dottor Fabrizio Frato ti abbia dato ragione? Molto contenta, così almeno anche i nostri... Margherita ha detto una cosa, Fabrizio, digliela tu, Margherita, ha fatto 7 anni a Londra, ma togliamoli. Diciamo che... Togliamo i 7 anni a Londra perché... Esatto, diciamo che anche recentemente, però io non voglio parlare della Marghe perché non si parla di noi, cioè poi ognuno racconta quelle esperienze che vuole. Però Margherita può dire che facendo delle uscite in quest'anno che è tornato in Italia, a Milano, anche in zona Navigli, si accorge anche con le amiche, poi parla che gli uomini non si fanno avanti neanche se magari c'è una specie di... non lo so... di invito... No, ma è un rompicoglioni. Cioè, il troll da non salutare, che io ho appena bloccato, l'hai salutato. Ma certo, no? Quando l'hai però bloccato... Tu dici che gli uomini non si fanno... Quello è un troll che ci prende in giro. Tu non dici che gli uomini non si fanno più avanti. Fabrizio dice la stessa cosa. Mi spiegate perché gli uomini non si fanno avanti. Marghe e poi Fabrizio. Beh, io direi che prima parla l'esperto, tu dici che... no? Ok, dice che è colpa delle mamme, non lo so, vai, no, Fabri. Allora io nelle edizioni precedenti ho marcato molto e un po' bacchettato gli uomini su questo fatto che comunque adesso, cioè, gli uomini non solo non si fanno avanti per strada a fermarti per chiederti di conoscerti, che capisco che per alcuni può sembrare un approccio un attimino... C'è chi li definisce marpioni, stalker e quant'altro, no? Ma
parlo proprio del discorso, cioè ci conosciamo, ci siamo visti, ci siamo incontrati, ci siamo guardati, ci siamo parlati per altri motivi. La donna lancia più segnali e l'uomo aspetta che sia la donna a fare il primo passo. E quello che dobbiamo capire è che al di là della parità dei sessi, che non c'entra niente con il corteggiamento, con il galateo e con quant'altro, la donna culturalmente ha difficoltà a cambiare questo stereotipo così velocemente. Perché negli ultimi anni, colpa dei social, non colpa dei social, grazie ai social, mettiamola un po' sullo stesso piano, cioè c'è questa difficoltà nell'uomo di fare il primo passo di persona. Ormai vogliono tutti il famoso schermo davanti per poter fare le cose, per poter dire le cose, per poter manifestare. Perché non entri, Claudio, invece di darci dei banali? Guarda, qui c'è tutto tranne che banalità. Questo qua è il link per entrare, visto che tu hai la verità in tasca. Ok, visto che la verità è in tasca, hai anche un cognome e un nome, credo, veritiero. Questo è il link, schiacci, entri e ti misuri con noi. Perché mandare così alla spicciolata... Sì, no, è la seconda volta. Prima ha capito il contrario. Adesso sta dicendo che l'uomo non sa corteggiare e lo dice Margherita, lo dico io, perché ho fatto 3-5 capitoli sull'uomo che ha perso questo smalto. I corsi, anche i più sciocchi di PNL, vertono tutti per l'80% sul rompere il ghiaccio. L'ha detto Fabrizio, che lavora nei dipartimenti di sociologia e tratta questi argomenti da anni, anche con scienziati, anche con psichiatri, concioni che conosco e saluto. È arrivato Claudio Ventrella e ci ha detto che siamo una massa di coglioni. Se vuoi entri. Ma il discorso è semplice. No, è la sofferenza di che cosa? In quale realtà vivi tu? Vieni qui. In quale realtà vivi tu? Quale? Io ho 51 anni, Fabrizio lo conosco da 20 e ci guarda la vita che ha fatto siamo Fabrizio. Democratici, ognuno la vita ha il che suo ha fatto pensiero. Fabrizio non l'ho fatta neanche io in tanti aspetti. Quindi puoi dire tutto. Ma Fabrizio poi in realtà ha messo tutto nei libri, cioè ha avuto una vita. Ok, quindi cioè, ho già raccontato abbastanza oggi, diciamo, dai. No, però attenzione. In quale realtà ti dice questo Claudio? Attenzione, allora. No, intanto... vieni, presentati, collegati in audio. Schiacci il link. Allora, Fabio, attenzione. Per i coglioni. Perché c'è una questione che va spiegata, perché allora. Il soggettivismo è una delle problematiche maggiori del mondo in cui viviamo. Cioè, sei contento? Margherita ha ragione. Claudio, ogni persona analizza la vita in relazione alla sua visione. Quindi per Claudio probabilmente quella è la visione. Però poi ci sono i dati oggettivi. I dati oggettivi è che negli ultimi decenni quello che era il maschio latino, chiamatelo come volete, così via, è andato a scemare. Oggi la realtà è che viviamo in una società di insicuri, sia che sia uomini che donne, no? Ma lo vediamo dall'utilizzo degli psicofarmaci, che in Italia è aumentato in modo incredibile. E il problema, per esempio, di una donna, da quello che vede, perché io sono stato anche testimonia dei papà separati in Liguria, il problema qual è? Che le donne cercano in un uomo la sicurezza emotiva, non economica, perché lavorano, molte volte si fanno anche, cioè in realtà poi nel loro lavoro sono anche più brave, perché ci mettono la testa, si impegnano, mentre noi siamo un po' cazzari molto spesso. Detto questo, qual è il vero problema? Che la sicurezza, l'autostima è molto bassa. Noi abbiamo delle persone che pensano di essere a livelli incredibili e poi nella realtà i fatti dimostrano il contrario, ma vivono in un mondo loro particolare. Però la realtà ci dice dell'insicurezza completa delle persone. Cioè noi continuiamo a vedere questa problematica in tutte le indagini. Quindi uno può pensare quello che vuole, però quello che diceva prima Margherita del fatto che gli uomini, i ragazzi, i maschi che non sono in grado di fermare le ragazze, le donne, è anche non solo di insicurezza, ma anche perché non sanno nemmeno come fare. Da una parte c'è un problema di incapacità proprio di andare da una donna e dirle ciao, no? Io sono entrato, ho fatto un po' il pirla, così, però ho cercato di collegarmi con l'unica bellezza che abbiamo qua, no? Quindi la prima cosa che ho fatto è quello, perché comunque chi conosce da tempo la mia persona sa benissimo che
ho quel particolare capacità di rompere le scatole alle femmine, sempre, regolarmente. Detto questo, con serietà, il problema è la sicurezza di un uomo. Gli uomini oggi sono molto più sicuri, in gruppo è una cosa diversa, si raccontano tante barzellette, nel senso che poi quando fai le indagini e seriamente lo psichiatra magari ha in cura qualche ragazzo, emergono queste situazioni. Come sociologo posso dire assolutamente che la prima problematica dei ragazzi, degli uomini, sotto i 35 anni, no? Perché poi cambia per esperienza, per età, così, è quella proprio di non saper approcciare una ragazza se non usando metodologie che sono proprio da pornografia, da film, non dalla realtà. Cioè, quello è uno dei grossi problemi. E lo vediamo e ricordo che i dati dell'Associazione Nazionale di Andrologi e Sessuologi racconta, e attenzione, questa è un'indagine fatta su 25.000 ragazzi, racconta che un ragazzo su 5 sotto i 25 anni ha problemi di erezione. Allora, se un ragazzo sotto i 25 anni ha problemi di erezione, uno dei problemi è sicuramente la pornografia, come ho dimostrato con le mie ricerche. L'altro è l'insicurezza, perché sappiamo tutti che il problema sessuale degli uomini è nel cervello, è nella testa. Non è, e c'è anche un terzo motivo. Eh? E c'è anche un terzo motivo. Intanto, prima che dica il terzo motivo, Margherita, chiedo scusa, ma Claudio... Vai a chiamare Mash. Io chiamo Mash, un secondo... No. Vado a chiamare mia figlia un secondo, che è tornata adesso a ginnastica. Vi lascio. Ma non ho capito il terzo io. Aspetta, prima di dirlo, volevo dire: vi lascio in compagnia di Fabrizio. Non fatemi danni, perché il canale è uno solo. E ovviamente Fabrizio. No. Io penso a lei, cioè, se tu mi lasci solo, io penso a corteggiarla pubblicamente. Oh, corteggiala. Vediamo come si fa, va? Claudio, Claudio si è scusato. Allora. Nessuno voleva offendere nessuno, però semplicemente Claudio, bentornato qui, cioè non se ne è mai andato via, però nel senso non puoi dire banalità, anche perché ti dico una cosa Claudio, Fabrizio te le ha spiegate e devo dire che tutti quelli in chat, magari non contano un cazzo, ma hanno detto il contrario, quindi la frase dove tu dici dove vivete te la diciamo noi, ma in amicizia stavolta, perché abbiamo deposto diciamo questa io mi sono un po', non puoi arrivare a dire dici banalità, perché io faccio cazzate ma non, raramente le dico, ok, soprattutto su questi temi, magari in qualcosa di calcistico ho sbagliato, ma questi temi no, quindi sei venuto, però la gamba tesa è tolta e abbiamo argomentato, tra l'altro, a parte il libro di Fabrizio, in questo caso possiamo andare indietro di 20 anni con il libro di Biavardi, che aveva creato Men's Health, Sbuccia al maschio, perché ormai era da sbucciare, e poi candidato alle elezioni presidenziali, io lo leggevo Zemmour nel, no, perché poi dicono che sono, dico banalità, diceva prima Claudio, ma io Zemmour nell'uomo maschio, basta, una critica fatta, è l'insicurezza di Fabio, sono un leone, ascendente leone, non voglio che mi si rompano i coglioni su degli argomenti, cioè cazzo, io sono semplice ma è banale, questo libro qua sull'uomo maschio che non conta un cazzo, sull'immigrazione e quindi sui nuovi maschi che a Parigi, Fabrizio, Zemmour lo conosci benissimo, l'avrai anche magari incontrato, cioè Zemmour che poi ha fatto il candidato alle presidenziali, giusto? Ma del io partito di Marion. Esatto, io lo leggevo quando la gente qua mi dà, io questi libri qua... Beh, mi leggevo 15 anni fa, Fabio, il maschio era finito prima dei social, non ce l'ho con Claudio a rompere i coglioni, io che delle robe le dicevo, io e Fabrizio andavamo a presentare i video insieme, abbiamo fatto le serate sui navigli insieme con Vincenzo, sì o no? Parlavamo con i ragazzi in cinque. Sì, ma certo, ragazzi. Ma infatti ti dicevo... Anzi, mi manchi, dicevo... perché qua sono tutti uomini, là erano tutte donne. No, adesso vado e ne ho pieni il cazzo. Io e Fabrizio facevamo delle serate sui navigli a parlare di relazioni con decine di ragazze che portavano Fabrizio e Vincenzo, che erano fighi, io mi invitavo a partecipare e andavamo a presentare il libro a Genova, cioè mi ricordo, e quindi anzi una volta ho fatto anche incazzare uno, ti ricordi quella via a Genova che si sentiva sto cazzo, era credo un sessuologo o uno psicoterapeuta, e poi alla fine psicologo psichiatra esatto, ha fatto un po' figo, poi gli mancavano le basi su alcune cose, ok. Scherzo Claudio, non mi arrabbio, vado a chiamare mia figlia, vi lascio con il dottor Fratus e... Non urlare. Oddio, abbiamo le orecchie...
urlare. Non urlare detto ma urli fortissimo. No, va bene, va bene. No, vabbè. Le mie amiche non ti vogliono seguire perché urli. Ti rendi conto? Le mie amiche non ti vogliono seguire perché urli. Maledetto. Dile, sì. Dile alle tue amiche che sono maleducate. Sì, esatto. Io ho detto che no, sono maledette. No. Ma perché... Va bene, allora da oggi non urlo più. Vado a chiamare a mia figlia e ti lascio con Fabrizio. Ok, vai. Guardate anche la chat, un saluto a Claudio. Io non ciao, so se sei sicuro. Cioè io guarda che mi ciao. Faccio dare l'indirizzo e vado da subito. Cioè, capito? Non è che... Senti, no, io volevo dire una cosa di Zemmour, che è la testimonianza di quello che scriveva nel libro. Lui lo fa nella vita, perché infatti lui ha 65 anni, insomma, quel giro di sue, e la sua donna, sua moglie, peraltro, ne ha 35-36. Quindi è massimo rispetto, direbbe Hitch. Quindi, cioè, e non è per, capito, è solo per dire che poi i fatti contano, quindi quello è importante. Ma se n'è andato davvero, cioè, quindi ci ha abbandonato. Sì, è andato via finalmente. Cioè, senti, domani no. Mattina cosa fai? Chiamo mia figlia un secondo e arrivo. Sì, ciao, vado. Ciao, vai, madonna mia. Marghe, trattami bene, non guardare il cellulare. Leggete la chat. Ciao. Ah, urlare, ah, ciao. Ma cosa vuol dire che se ne va via adesso? Cioè, cosa significa? Vado a chiamare mia figlia che è tornata da ginnastica e la chiamo. Ai 500 spettatori? Ciao, siamo in 100, non fate figurati che io volevo sapere cosa faceva domani mattina. Chi? Tu, cioè chi? Io, lui. Domani mattina. Lui che me ne frega, lui che dormo. Me frega. Cioè, a me dormo. Che me frega. Cioè, finalmente aspetta. Dormo domani mattina, non lo so. Fino a che ora? Fino a che ora? Non lo so, non metto sveglia il sabato, per cui... No, io durante la settimana non le metto perché è meglio. Sempre riposare fa bene, riposare fa bene. Senti, spiegami un attimo quindi queste cose, cosa vi siete raccontati fino adesso tu e Fabio? Fino adesso ci siamo raccontati che questo mondo social, questo mondo digital ci ha un attimo depenalizzato in campo amoroso. Perché ormai c'è il tutto è subito, il tutto semplice, nel senso che basta un like, un messaggio e si però creano Margherita, tutti i rapporti un po' così, no? Margherita, però questo non è, adesso faccio la versione seria, non è tanto colpa dei social, è una questione della società in cui viviamo, che Bauman, un sociologo, dice che ormai è morto, però... ha scritto molto sulla società liquida, no? Che oggi è evoluta in fluida, per capirci. E, lui già lo descriveva 20 anni fa questa situazione. Il vero cambiamento, a mio avviso, non nella società a livello di amore, rapporti, sesso e quant'altro, ma proprio a livello di comportamento delle persone inizia a svilupparsi nel 2007, quando il nostro telefono cellulare diventa uno smartphone. Lo smartphone è veramente la rivoluzione in assoluto di tutto, perché pensiamoci, tutto il mondo, anche nei paesi più poveri al mondo, tutte le persone vanno con la testa gobba verso giù guardando il telefono e non si guardano più in faccia. Ecco, quello ha sì cambiato, perché ha cambiato le abitudini, ha cambiato il comportamento, ha cambiato, per esempio, non ci si guarda più negli occhi. Guardiamo in metropolitana a Milano, no? Sei a Milano? Quando giri, tu sei in metropolitana, ti siedi, guarderai sicuramente il tuo cellulare ascoltando la musica e non guardi il bell'uomo davanti che ti fa l'occhiolino e ti ci prova, capito? Ecco, questo il cellulare sotto questo aspetto. No, ma io sono completamente d'accordo su questo. Questo rumore di sottofondo lo sento solo io? Io sono silenzioso, non c'è rumore. Non capisco, sentivo un rumore strano. E dicevo che non è colpa dei social, dei digital, cioè nel senso, quello che intendevo io è che ormai la società si è abituata a fare tutto con la tastiera. Sì. Sesso compreso. Ah, tu parli proprio anche, più che, allora... No, nel senso che, come dicevamo nelle scorse live, nel senso che dal rompere il ghiaccio, all'approcciare con qualcuno, al fare amicizia con qualcuno, al socializzare con qualcuno,
e addirittura ad arrivare al sexting, ormai avviene tutto con una tastiera, che sia dello smartphone, che sia del computer, ormai avviene. Sì, però Margherita, a questo punto io rimango un attimo, perché io ho appena tastato sul computer, ti ho girato il mio numero di telefono e tu non l'hai guardato, capisci? Allora il problema è questo, serve la tastiera perché devi scrivere, no, il numero di telefono, poi ti chiamo. Certo, cioè, non l'ho visto il numero di telefono, vabbè, pazienza, l'ho perso, neanche col digital sono allora, capace di cogliere. Allora, voi che state ascoltando, vedete, dice le cose, poi uno manda i messaggi con la tastiera e fa, no, non l'ho visto, capito? E sono queste le donne, allora lì dovete continuare a corteggiare, rimandarlo, capito? Dovete rimandarlo. Ma quello è il punto, cioè, già è difficile che un uomo lo dica una cosa del genere, se poi lo deve rifare, cioè... L'orgoglio ferito ormai è diventata una roba, tutto questione di orgoglio ferito per gli uomini. Se allora donna... risolviamo, Margherita, risolviamo il problema, scrivi tu il tuo. Ma io non è detto che io sia sul mercato in questo caso. Ah, è il mercato il problema, ok, il quindi mercato. Siamo entrati nel sistema di Anna Smith. Noi siamo qua a parlare, io parlo in veste di donna, perché ovviamente uno va in giro e vede un attimo come gira, no? La società. No, certamente, certamente. Ma la quindi... società di adesso mi porta a pensare che nonostante io saluti un uomo per strada che non ho mai visto prima, della serie, ciao, wow, chi è quest'uomo, questo deo greco? E puntualmente, magari poi lo rincontro in un altro frangente poco dopo, mi fissa per... qualche tempo, però non si avvicina. Beh, questa è una cosa tipica comunque degli uomini di oggi, stare per molto esempio... Molto tipica. Quindi uno sì, dice, stare... boh... Sono tante ragazze che dicono, donne più che ragazze, che stanno magari sedute al bar, al locale, guardano, si scambiano e così via, nessun uomo. Tanto che racconto una cosa, anni fa, neanche tanto, sei anni fa, ero con un ragazzo che è un po'... incapace a rimorchiare, lui va come un, cioè con tutte, va praticamente come un caterpillar. Anche eravamo in un locale, lui era un po' in una situazione agitata, c'era una che gli piaceva. Volevo salutare Anton Bell, grazie mille, super love. Ma dov'è che vedi queste cose tu, scusa? Sulla chat, tu non vedi la chat? No, non sono, io non sono molto capace di seguire. Ah, adesso ho capito. Love, certo, love. Così. Ah, c'hai anche i tuoi, praticamente i tuoi fan, devo dire. Certo. Ah, beh, io non conosco queste cose, non uso molto le chat. Ci sono sempre, quindi... ci sono sempre. Ma cosa sono quei 5 euro? No. Cos'è che sono? Goal? Una donazione, per quello io ho ringraziato. Subito. Ah, ok, ok. Solo okay. Che nel calcio dicono gol, noi diciamo love, perché parliamo d'amore. Ah, ok, perdono la mia inesperienza su queste cose. Sono no, proprio... ci mancherebbe. Perdonato. Lontano da questo mondo. Stavo dicendo, in un locale, lui si voleva alzare e andare a sedersi con queste due ragazze. Io gli ho detto, no, sta fermo. A sedersi? Gli ho detto, A sedersi addirittura mi sembra sì, era un po' un caterpillar. Anche okay. Io gli ho detto, guarda un attimo cosa stanno bevendo, stavano finendo un calice di vino. Ecco, questa cosa intanto lo dico agli uomini, andate dalle donne che bevono vino e non beve birra, e non quelle che bevono birra in pubblico, in privato è un'altra cosa. Non facciamo discriminazioni. Il vino è eleganza, la birra è un po' squalcia. No, è che generalmente chi beve la birra, sai, sono un po' su quell'onda femminismo. Non volevo essere su quella, volevo mettere su eleganza e su vabbè. Vabbè, quindi, no, però si offendono lo stesso, quindi meglio dire che... A prescindere, vabbè. Sì, quindi meglio essere un po' più chiari, ma senza essere troppo. E quindi gli ho fatto arrivare questi due bicchieri di calice, poi lui allora voleva andare, gli ho detto fermo, siamo andati alla cassa, ho pagato, siamo usciti e loro sono uscite con il bicchiere. Allora non è che tutte le volte avviene, cioè la maggior parte delle volte magari non succede, però è lo stile che fa la differenza, perché la questione di come ci si comporta
poi comunque rimane, perché comunque è soprattutto di questa metodologia che oggi presumo, quante volte ti è capitata negli ultimi 10 anni, Margherita? Sì. Ti è capitato? Allora sei una ragazza donna fortunata, perché no, normalmente non capita, io penso che non ci sono. Però è questo, è lo stile che deve fare la differenza. I ragazzi che conosco, infatti, non hanno sempre problemi anche nell'abbigliamento, diciamo, perché si vestono un po' ormai, non so come definirli. Però la sicurezza di fare un certo tipo di atto verso una donna, quello è il primo passo. Anche secondo il più brutto è... prende fascino. Anche il più brutto prende fascino. Ma certo, soprattutto oggi. E non perché ci facciamo comprare da un calice di vino. Cioè, toglietelo dalla testa, non voglio vedere questi commenti adesso, che ci facciamo comprare da un bicchiere di vino. Non è quello il punto. No, esatto. Il punto è il gesto, è sempre questione del gesto. Stiamo parlando di conoscere, È sempre la questione del gesto, la questione dell'eleganza, del fatto che comunque io ammiro qualcosa, ok? Come andate al museo per ammirare delle opere, pagate il biglietto, funziona uguale più o meno. Voi state ammirando qualcosa e lo fate presente che lo state ammirando, punto. Se l'altra persona o ringrazia o c'è qualcosa di più, ma voi dovete essere contenti comunque di quello che avete fatto, perché comunque è un gesto nobile. Ovvio, potreste trovare anche la maleducata di turno che non capisce il gesto, però è un rischio da correre. Cioè, ragazzi, la vita è breve, è corta, molto corta, cioè fatele le cose, tanto, cioè, alla fine, se vi risponde male, se non apprezza come voi vi aspettate, pazienza, cioè, chi la rivede più, cioè, chi se ne frega, cioè, voglio dire, no, cioè, non prendetele le cose sul personale, ricordatevi che la reazione delle persone ai nostri gesti appartiene a loro, non c'entriamo niente noi. Qualunque gesto una persona fa, lo fa per se stesso. Quando una persona ha una reazione negativa, è perché quella persona è negativa. Voi non c'entrate nulla in quello che fate, spesso e volentieri. Quindi non focalizzatevi troppo su questo orgoglio, su questa cosa, e fate di più questi gesti, perché secondo me ne beneficiate molto anche voi, maschietti. Ma soprattutto un'altra considerazione che faccio, questo normalmente nei miei convegni lo dico quando si parla di questi argomenti, che se non crediamo noi stessi in quello che facciamo, in noi stessi, perché gli altri dovrebbero crederci? Quindi se io sono insicuro è evidente che non potrò trasmettere niente di positivo nelle altre persone. Allora, detto questo, c'è un ragazzo, vedo che si può rimorchiare anche senza essere maschio alfa, certamente, non è che è quello, però la questione è un'altra, che oggi mancano non i maschi alfa, manca il maschio, non alfa, non stiamo parlando del capobranco, stiamo parlando dell'uomo che sa comportarsi, quello che era il signore napoletano, il gentleman londinese di un tempo, che oggi anche in quel caso non ci sono più, no? Sono solo ubriaconi di birra in Inghilterra, quindi no comments. Quindi il problema è sicuramente l'educazione, lo stile, l'eleganza che oggi nella società mancano. Ma questo per dare un colpo contro voi donne, allora, e invito tutti gli uomini a guardare quanto sto per dire, no? Allora, voi come potete, sentite sempre parlare di questa cosa degli atteggiamenti, di come ci si comportano, in relazione a quello si può identificare una persona. Allora, voi guardate le ragazze vedrete che non camminano più come in passato, spalle aperte, schiena dritta e testa alta, sono con le spalle riverse verso l'interno, chiudono verso l'interno, e questo è un atteggiamento di insicurezza. E se voi andate, potete farlo tutti, una verifica tramite Mr. Google, scoprirete che negli ultimi 15 anni queste ragazze fanno veramente uso di psicofarmaci, perché sono insicure. La loro insicurezza è data molto probabilmente, in questo caso, quindi lo dico, non sono esperto, cioè non sono certo, non ho fatto studi sulla questione, è dell'essere in continuazione messe a confronto con le altre, cioè non è più una competizione tra amiche. Competizione tra amiche, oggi invece la competizione è con social, con tutto il mondo, con le ballette della televisione, quindi quello arriva a portare un'insicurezza altissima.
Siete stati allora, il sì. problema non sono io, ma c'è un ritorno. Siamo in 100, quindi un applauso. No, non sono io. Fino io adesso piano. Va tutto bene. È il tuo microfono. È arrivato tutto. Vediamo se è Margherita. Ho sentito grande Fabrizio, grandissimo Fabri. Ho sentito una cosa. Parte. Fabio, mentre eri via, è no, successa una cosa. Che vorrei, no, io ho fatto un video sulle posture e sul fatto di chiusura. No, per ma aspetta, dire... prima di dire una cosa seria, io te ne dico una cosa dire, più no. seria. Mi ha rimbalzato, è cattivissima. Cioè, io vengo qua, gli porgo il cuore e così. Cioè, il cuore. Noi dobbiamo sempre esagerare, no? Cioè, nel senso, adesso non esageriamo, a parte che io non ho rimbalzato nessuno, ci mancherebbe. No, testimoni, ci sono testimoni tutti, 100 persone. L'ho rimbalzato, quindi. Ho fatto queste cose. Certo, io ho mandato due volte il numero e niente, non c'è stato un rischio, ho detto tasta tu e via. Avete visto i numeri voi? Perché adesso anche domani mattina che ora si alza, ho detto non lo so perché dormo fino a oltranza proprio. Sì, non metto la sveglia, ho detto oltranza. Vabbè Fabio, di cose serie dopo che ho preso queste due. Quando sono entrato. Cambiamo perché lei mi rimbalza, quindi. Lei ti rimbalza. Dici cose serie o parolone comunque. No. Lei adesso metto il robo di Yamamai che ho preso ieri, faccio il nonnino, visto che mi insulti. Io ho sentito una cosa molto sulla postura, volevo che la ripetesse perché mentre entravo in camera ti ascoltavo da qua, mentre ho finito la telefonata con mia figlia, e parlavi di posture, io vedo una camminata veloce, io vedo atteggiamenti, esatto, che sono il contrario anche dei film che guardavamo negli anni 70, 80, 90, donne spedite, sguardo dritto, e quindi dietro a quelle che sono le fighe di Hollywood, di Instagram, in realtà nella quotidianità vedo ragazze, a parte alcune gentili, molto carine, io tra le varie cose ho anche appunto un bar gelateria, quindi vedo della gente, cioè ci lavora, quindi oppure vedo le ragazze che lavorano con me in questi giorni, quindi anzi poi sono a Milano domenica mattina, Fabri, per una roba politica, poi ti chiamo così magari se ci beviamo solo, cioè se vieni con lei va bene, facciamo colazione, pago anche per te senza problemi se la porti, però ci deve essere che deve venire io dormo, io sono fuori gioco, è lei che deve venire con le sue amiche. Volevo dirti, Fabri, infatti, non mi sviluisci così. Cioè, sono io la regina della serata, cosa c'entrano le mie amiche adesso? Che pensano pure che urli, scusa, non le difendere. Allora, visto che sei la regina serata, sì. di mettere like, perché se vai su YouTube c'erano 3 like, ragazzi, siamo in 100. Ma insomma, non mi mettete un like? Ma davvero? Esatto, cioè, la regina c'ha 3 like. Ma stiamo scherzando? Io infatti ho scritto vergogna. Ringrazio Ante, allora. Ante ben per il gol. No, non ho capito cosa dicevi della postura legata al consumo dei farmaci, che esatto, è altissima. Cioè, cosa stavi dicendo? Se mettete 100 like subito, pubblico le chiamate tra me e Fabio, dove litighiamo. Sono bellissime. Cioè, litighiamo proprio poco. Io inizio a essere geloso, Fabio. Cioè, le chiamate che io ho tante. No, io l'ho scritto alla prossima ti blocco, quindi noi siamo arrivati a quei livelli. Siamo arrivati a quei livelli. Cioè, lei ha detto blocca, mi ha detto non sfidarmi, e quindi poi l'ho riportata. Allora. Una terrona con i baffi. Non è vero. Di dove? Terrona di dove? È come Vincenzo. Calabrese. Anche lei calabrese. Vincenzo ha sposato, esatto, una delle donne più importanti di Francia. Dove sei in Calabria? Visto che sono sempre a presentare libri, dove sei? Che zona? Provincia di Reggio Calabria. Dove c'è la Tilde Minasi, la senatrice Tilde Minasi. So chi sia. È senatrice della Lega. Ah, ok. Così, lì è... vabbè, Canizzaro, c'è anche Canizzaro che lavora lì, Forza Italia, della sinistra non mi ricordo chi c'è, della sinistra non lo so. Marghe, il sindaco. Il sindaco? Quale sindaco? Di Reggio. Di Reggio. Ah, l'hanno cambiato da poco però, prima era un altro. Insomma, c'è tutto uno scandalo, un casino. Appunto, l'hanno cambiato da poco. Ma io e Reggio siamo lontani 100 chilometri comunque. E quindi dove sei? Bovalino? No, provincia di Reggio.
Vabbè, non si dice. Lì, non cioè, si dice. Quella zona lì. La Locride. Non te lo dico. La Locride. Non si dice, non si dice. Non si dice. Non si vabbè, dice. Volevo chiedere questa, un atto, c'è un'arte del Kama Sutra che dice capire il carattere di una persona dal suo comportamento esterno. Beh, sì. Ma cos'era della camminata? Non ho capito, allora, le cose, le spalle strette? Le ragazze, no? Se tu, l'eleganza, delle, un tempo la donna era l'eleganza, no? La certo, certo. Okay? Quindi camminavano in un certo modo, dritte, con le spalle aperte, testa alta, così. Oggi se voi le guardate invece sono tutte con le spalle verso, rivolte verso l'interno del corpo, come a protezione del seno, no? Mentre il seno prima lo mostravi, nel senso... cioè era, adesso lo chiudi, la postura è leggermente col collo in avanti come fanno gli uomini, no? E questo cosa comporta? Comporta ovviamente una chiusura verso l'interno di insicurezza. Questo però, ripeto, la postura e il comportamento è evidente. Sul fatto che poi dimostri l'insicurezza vado piano, con i piedi piombo, perché non è il mio campo e quindi magari è una forzatura che sto dando. Detto questo, una delle mancanze assolute che hanno oggi le donne, cioè non le donne, le ragazze sotto i 30 anni, sotto i 35 anni, è proprio l'ineleganza, cioè non sono eleganti. Non zarre! Il problema è questo, che non c'è più, cioè non è una questione di, io non sto parlando di una questione, io sto parlando proprio di una questione di come stanno anche sedute a tavola. Provate a guardare come stanno, cioè guardate una donna di 50 anni, e una donna di 30 anni come stanno sedute al tavolo. Guardate una donna di 50 anni come comunque conosce l'arte della sensualità e il fatto che oggi le donne non sono sensuali, sono sexy, arrapanti, sono provocatrici, ma non sono sensuali. Non hanno più l'arte di far vedere la spallina, la caviglia in un certo modo, no? Sono lì che al massimo si presentano un po' provocatorie, no? Cioè provocanti nel senso da film, cioè quello che vedono nei video, e questo è un problema che poi crea insicurezza anche negli uomini, se non hanno poi, cioè che hanno una certezza su se stessi e una certa sicurezza del loro carattere. Se sono insicure loro, poi anche l'uomo cioè, capisce di avere a che fare con una persona insicura, giusto Fabri? Beh, io, guarda, allora io lo dico, le donne piace lo... mi allora, piace dico una cosa che... adesso c'è Margherita, dico una cosa e lei può testimoniare se è vero o no. Una donna quando esce con un uomo che per la prima volta, per esempio domenica mattina nel caso, potrà nota subito che cosa? Se l'uomo è sicuro in sé, cosa fa l'uomo quando è sicuro di sé? Cerca di controllare tutta le argomentazioni, la situazione, di gestire, di portare sia l'argomento che l'ambiente, cioè di gestire tutto quello che c'è intorno, perché più l'uomo è sicuro di se stesso e più controlla tutto quello che avviene intorno a sé. Questo è una cosa che le donne percepiscono subito, almeno credo, perché mi è stato detto così. Quindi quello lo vedono subito le donne. La stessa cosa è per l'uomo. L'uomo lo vede se l'altro che con cui ha a che fare è una persona sicura o un insicuro. Lo vede anche come si atteggia. Non è una questione di capacità, di dialettica, di cultura. È proprio un atteggiamento nell'ambiente che lo circonda. Marghe? Sono completamente d'accordo. Quello che vorrei suggerire ad alcuni uomini, così come ad alcune donne, ma visto che abbiamo solo uomini, parlo agli uomini, perché abbiamo capito che devo parlare agli uomini in questo canale, principalmente. E le donne dovevi portarle tu però, Margherita. Io qua ho un pubblico di pipparoli, inclusi noi, e che amano il calcio. Tra l'altro Fabrizio, ovviamente, qui siamo tutti interisti, ovviamente, anche in questo tridente Fabrizio, Fabio e Margherita, ci sono solo interisti ovviamente. Allora io però che si dividono in gente disillusa, donne disilluse dall'amore e donne... Raccontaci le tue amiche un attimo, vai, raccontaci le tue amiche. No, adesso dico, finisco di rispondere a Fabrizio dicendo che sono completamente d'accordo, nel senso che quello che suggerisco alle persone, sia a livello fisico che a livello caratteriale, è di mettersi davanti a uno specchio e dire io vorrei avere a che fare con una persona come me. Cioè, io se vedo
una donna, se una donna vede me in questo momento, ha voglia di avvicinarsi a me, ha interesse in me, che cosa io, qual è la cosa che io scateno, quale interesse io scateno nell'altra persona, cosa sono disposto a offrire a un'altra persona? Cioè, indipendentemente. Beh, adesso ce lo chiediamo, abbiamo scatenato qualcosa, cosa gira nella tua testa adesso? C'è qualche curiosità per domenica, dico, capito? Per domenica? Non so, che ristorante hai scelto per domenica? Scegli. Scelgo io. Scelgo io in realtà, poi. Che cazzo. Ma certo, ma scelgo io. Sì, questo è certo, guarda, proprio questo è certo. Anche perché voi donne cosa fate di solito? Voi vi un po' abboccate un po' le luci, i colori, poi nella sostanza manca tutto. Invece ci vuole un po' di sostanza, un po' di atmosfera, un po' di ambiente, perché non è che, insomma... le luci certo. colorate, no? Non è che puoi portare una in un posto dove c'è la musica alta a mangiare. No, andiamo al Gargetto, va bene? Al Gargetto. Non lo conosci? Sì. Non lo conoscete? Gargetto. No. Allora, dopo andate a vedere, invito tutti, portate le vostre donne al Gargetto. Pianoforte, sottofondo, parco, bellissimo ambiente, elegante. Questa potrebbe essere una trappola, donne. Attenzione, attenzione. A Gaggiolo? No, via San Panesco? Sì, è in fondo a Ripamonti. Esatto. Atmosfera bellissima, cibo ottimo. Ah, ma ho capito, ma sono... dove c'è la... dove passa il naviglio col sale? Dentro? Tu vai... No. È lì vicino, però dove non passa. I magazzini generali? No. È un locale... È un locale, è un ristorante tradizionale di che fa cucina milanese, molto elegante, molto bello, insomma. Non è quello che nel retro poi c'è il giardino, che sotto c'è il naviglio, che passa il naviglio, poi gli fanno uscire. Se io mi ricordo, non c'è, ho mangiato tante volte, non mi ricordo il naviglio, però magari... Super consigliato, location bellissima, tra l'altro dicono già in tema per Natale. Un'esplosione qui, parte da... grazie Fabrizio, location molto bella e piatti nella vera tradizione milanese, prezzi un po' alti, commisurati, mi aspettavo di più, non ho capito. Vedi, non so neanche tirchio, vabbè, c'è una foto allora c'è una foto, una cosa, nella cucina tradizionale del Gargetto, che ripeto, andate, purtroppo l'orecchia di elefante non è cotta nel burro chiarificato ma nell'olio, quella è una pecca della cucina, però attenzione, potrei ripensarci questo dettaglio, attenzione, attacco alla cucina milanese. Cosa, Fabrizio risponde, che Milano viene sempre bistrattato. Allora, chi è stato il più grande chef italiano? Gualtiero Marchesi. Gualtiero Marchesi da fastidio, secondo Gualtiero Marchesi era lombardo, ha fatto questo libro, ha spiegato che la cucina lombarda è quella che è la più preparata in Italia. Gualtiero Marchesi, lo chef migliore e muti più famoso tutti, muti, la Gualtiero Marchesi è venuto qua anche sulla Tremezzina, suonava pianoforte, veniva anche Maicon, veniva la gente, e ha fatto gli aperitivi qua a Tremezzo, li ha fatti lui gli aperitivi, Gualtiero Marchesi, e ha fatto il vero aperitivo, perché poi siamo andati nella tamarragine dei tramezzini, il vero aperitivo, quindi l'americano, quindi Milano-Torino, ok. Attenzione, Fabrizio, ti ringrazio, basta vituperare e attaccare la nostra Milano, ok? Vergogna, Gualtiero Marchesi, guarda, il resto è merda, va bene? Facciamo... Ma posso dire una cosa? Fabio, devi essere più democratico. Ognuno mangia quel cavolo che vuole. Questo è vero, però. Basta. Questo è vero. Infatti... non vogliono mangiare la cucina milanese, sanno cosa si perdono, forse non lo sanno, problemi loro, ma che te frega? Cioè, ragazzi, allora, per me il dolce più buono è napoletano. E io vado perché... da Claudio a Roma a mangiare la carbonara, ok? Così no, ma io la cucina lombardo meta per me è troppo pesante, io la cazzola non la mangio, mia nonna faceva la trippa, però sto dicendo che un conto è che io dico che la pastiera è il dolce più buono, i dolci lombardi a me non piacciono. Poi non parliamo di vini, perché sui vini il nord vince, ma frega, Fabio, però no, stiamo facendo una gara. Ma io non attacco, io non dico che, però attaccare sempre Milano è ok, che poi la città in cui c'è Milano è una città poi la città dove non ci sono milanesi, quindi cioè esatto, è la città a parte noi un pochino dove vince, quindi, il sushi. No, ma io dico, cioè, è uno stereotipo che andava detto, dai, per favore. No, è vero.
Bravo Gigi, bravo. Milano si mangia sushi e kebab. Esatto. Allora, la pizza napoletana. No, perché c'è sempre sta roba qua, ho capito. Allora mettiamo tutto lì, basta mettere aglio, olio e friggere, è buono anche uno stronzo, ok? Non è che quello ce l'ho che lo mangi tu comunque. Grazie Fabrizio. Allora, Fabrizio, mi senti a tutto negli esempi? Non me la fare andare così, Fabio, perché poi domenica tira il pacco perché dice mi danno robaccia da mangiare, eh? No, io non tiro pacco. Al ganghetto. Allora, io domani invece vado a Cologno Monzese, un posto che non conosco perché non sono figo come voi, che ha una cucina particolare. Anche qui è tradizionale milanese lombarda. Vado con un ex portiere dell'Inter che è molto simpatico e vado con il titolare dell'enoteca più una delle enoteche più importanti della Lombardia. Quindi domani bevo a pranzo con Sebastian. Te lo ricordi Sebastian Frey, il nostro portiere francese? Alla grande, certo che me lo ricordo. Tra l'altro alla casa a Nizza e ha poi alla casa a Seregno, per lui abita a Nizza, viene qua perché commenta i mondiali, siamo diventati amici. Domani, perché lui fa il vino, lui, Ronaldinho, Cafu fanno dei vini, quindi vendono, lui sta in Costa Azzurra, e domani lo faccio incontrare con uno che ha, uno, poverino, con Cristiano, che ha un'enoteca pazzesca, e beviamo roba francese. Io sono impreparato, ho portato un amico astemio che guida, vabbè che andiamo qua, andiamo a Cologno Manzese, vabbè, in quella zona lì. Ma non se ne frega, Fabio, andiamo avanti. Sto dicendo che non conosco i ristoranti, però devo dire che cucine lombarde ce n'è uno che, se andrà bene, porterò io in questo caso, vabbè, la compagna, quasi moglie, e voi invece potete sbizzarrirvi voi due che siete single. Io... quasi moglie, attenzione, ci sono delle novità interessanti qua da dire. Mi devo divorziare e potermi risposare, non è che posso. Certo, con calma, mi raccomando. Non dipende da me, non entriamo. Parliamo della Margherita? Parliamo della Margherita. No, si parla del privato. Privato deriva da privare. Fabrizio, no, mi sei piaciuto quando parlavi dei locali prima, delle dinamiche. I locali di oggi come sono? Non ci sono più. Adesso facevo schifo. No, sei il numero uno, Fabri. Ma magari ci fossi sempre. Infatti, c'è più gente. Guarda, sei collegata ancora più gente. Ti volevo dire. Ma oggi esiste solo quella tamarrata del Giascavalli con queste bottiglie che vengono sciabolate? Che tamarragine! Mamma mia, Marghe, tu sei sempre là, no? Non frequento molto. Devo allora, dire. Allora vi racconto una cosa del Giascavalli. Si parla di... era il 2015, giugno, luglio, ero con una ex attrice conosciuta che aveva appena pubblicato una canzone. E praticamente noi stavamo uscendo da 10 giorni, quindi non è che è salita sul palco. Aspetta che è arrivata Stefania contro la... vieni che sto provandoci con una ragazza in diretta che è la donna di... no, non si sa se è la donna di... non vieni, non viene, vabbè. Ciao Stefania, è giovane e timida. Perché è troppo giovane, mi guarda male, vabbè. Fammela salutare la Stefania, Stefi. E non vuole, ha detto che investe così da casa. Quella che ha ragione, se non ha fatto tutto. Ecco che arriva. Non mi vedo. Ecco che arriva. Ciao. Io sto facendo lo scemo con Margherita. Ma tu fai sempre lo scemo, non è che... Diglielo, tu sei scemo, offendilo. Sono anche professore, però comunque così. Lui è buon figlio più uno, ormai è. Ah, ok. Comunque l'ha invitata fuori a mangiare, tu sei d'accordo, no? Ma mi spiace per lei. Mi spiace per lei, grandissima Stefania. Mi spiace. Allora, la senti, non so. No, di la tua teoria sulla nostra coppia, cos'è che devo fare io? In che senso? Che devo cercarmi una donna io? Ah, no. Allora. Fabio, senti questa. No, ma è spettacolare. No, non so come ingrandire la camera. Aspetta, che non sono capace di. Vieni, Stefano. Vabbè, senti questa. Fammi sedere un attimo. Il fatto è uno, no? Quando si è coppia, no? Subentra. Siamo in più di 100, la gente sta grande, Stefi, vai. A parte la monotonia. A parte sei bellissima. Però quindi... ci prendiamo sempre le cose brutte, perché tutte le frustrazioni, le cose che accadono durante la giornata le vai a riversare sulla persona che è vicino. Certo. Invece con l'amante ti diverti. Allora io gli ho proposto, scusami, ma non puoi trovarti la fidanzata e io faccio l'amante?
quella che lava, aspira, cucina, ti sente russare. No, io faccio tutto da solo, non ti preoccupare, quando sarai la mia donna per quell'anno, io faccio tutto da solo. Per quell'anno? Così conosci anche già l'amante. Quindi dobbiamo andare a ricercarla chissà dove, cioè ma che te frega. A posto, giusto. No, guarda, Gigi si proietta su di te, se vuoi... Così anche tu ti fai l'amante, facciamo una roba. Tanto no, parlavamo di abbigliamento, no? Ormai è tutto liquido. Fabrizio, anzi Stefania, ti presento Margherita, che è una mia cara amica. Noi facciamo ogni giovedì, adesso questa qua è la puntata un pochino più seria sul discorso legato al 25 novembre sulle donne, però sei andata anche tu. E però insomma non vogliamo essere pesantissimi, anche perché poi sono argomenti. Stefania. Non so da che abbiamo trattato più argomenti, siamo qua da un'oretta e mezza, Fabri è entrato e ci ha fatto... Però, scusa un attimo, io stavo provandoci con Margherita, se adesso tu coinvolgi così... Ma parliamo del tradimento! Diversi. Io vado il con Margherita, tu stai lì a parlare con Stefania. No, aspetta, ma il tradimento è sempre così nocivo o ha i suoi lati positivi, Stefania? E l'ha appena detto Stefania, hai suoi voglio fare l'amante, a me lo non so. Margherita, però nota, l'amante vuol dire che l'amante in certe cose vado bene, capito? Quello, cioè, capito? Attenzione! Certo. Beh, dipende. Dipende se ti vuole come amante cosa, per quindi... quello o se ti vuole come amante con la carta di credito, cioè, ci sono tanti tipologie. No, si paga tutto lei. Ma guadagna una barca sta qua, è assessore. Okay. È così. In generale, assessora. L'amante può avere diversi ruoli. Si dice assessore. Grande, Stefi, si dice assessore, non rompeteci i coglioni. Vai, Stefi. Assessore? Molto bene. E allora? A che cosa? Al bilancio. E con me. Grande. Wow. Sì, hai capito? Ha fregato le donne, hanno fregato un assessorato tipico di un maschio, cioè invece di fare fresca, pura no. Putenda, lei ma perché al le donne Fabri, le donne hanno un'eccitazione naturale per il denaro, che per loro è veramente qualcosa di erotico. Poi comprano 100 scarpe come la moglie di Beckham, però per loro il denaro è qualcosa sì, di... Sì, Fabio, però l'hai detto, lo spendono il denaro, c'hanno un'altra azione, lo spendono, capito? Ma che imbarazzo! La braccina corta sul bilancio del mio comune, capito? E poi chiaramente posso intervenire politicamente. Fermi tutti, silenzio tutti, c'è Nunzio. Ma non è vero, mi dà un passaggio perché dice che Margherita la vede in imbarazzo. Margherita, sei già ti do il mio cuore davanti a Stefania perché tanto lei capito, non c'è niente nel tuo cuore. Senti Fabio, organizzi tu domenica mattina che io dico a Stefania che vado a messa, poi vengo giù e andiamo a credibile come cosa, cioè proprio una scusa credibile, cioè, ma lei, come può lei è contenta credere? Che mi butta fuori dalle palle, capito? Dice, poi... certo. No, Fabrizio va a messa. No, io vado a messa comunque, quindi io vado a messa, certo, sì. Io sono un ultracattolico, fondamentalista, passatista, ce l'ho tutte. Sì, infatti cosa ti incontro, sei sicura? Infatti quando mi parte qualche Madonna mi ha sempre... La scelta non è stata mia. Comunque, cioè, adesso, scherzi a parte, cioè, è stato un piacere che sei intervenuta perché io ho bisogno di donne. Io veramente sono venuta a portare il giubbotto. Soprattutto di donne di un certo livello, voglio dire, che ne sanno, anche politicamente parlando, nel senso che comunque qui... Dicono tutti che dico cazzate qua, praticamente. Ma chi te l'ha mai detto? No, ma va, Marghe, abbiamo fatto dirette clamorose, adesso con i mondiali Sì, nel senso che parlo, ovviamente non avendo donne che mi appoggiano in quello che dico, gli uomini sono sbalorditi da quello che noi donne pensiamo. Non è vero, prima quando hai detto che gli uomini non si fanno più avanti, ti hanno dato tutti ragione, tranne Claudio. Ma che poi... ma sto dicendo che ho poche donne. Momento vittima, ragazzi, fazzoletti, ve li do io, piangiamo, dai, momento vittima. È il momento vittima, chi vuole piangere, qui ci sono i fattoretti. Ma dai, è il momento vittima, ce l'hanno tutti con lei, spandi fuori in chat per Margherita, perché in questo momento ha bisogno di essere... Ti consolo io Margherita, domenica, ok? Mattina, dopo la messa.
Dopo la messa, no, tanto tu a pranzo dobbiamo vederci, la messa è prima. Che dico, dopo la messa ho detto, dopo la perché messa. Io così cancello, Margherita, cancello i peccati di fino a questa settimana, poi posso riniziare da zero. Puoi ricominciare, e certo, giù che certo, ne faccio certo. Tanti, capito? Giustissimo, giustissimo. Metodologia cattolica. Giusto, giusto, giusto. Quindi dicevate che sul tradimento siete d'accordo? Coppia, sì. Coppia aperta, siete d'accordo? No, no, no. L'uomo può tradire, la donna no. Grande Fabio, anch'io la penso come te. Ma sai io quando onda, vado con una qua. Donna, allora torno a casa e non c'ho niente della donna. Quando una donna viene con me ha sempre qualcosa di mio poi. Quindi guarda. Ah, ok. No, la teoria di Fabrizio in realtà è giusta se ci pensiamo bene. Io non mi pongo proprio... No, è vero. Obiettivamente così la natura, cioè non è che possiamo andare contro quello che Dio ha creato. A prescindere da Dio, a prescindere da Dio, la natura è così, la biologia. Non è poi che... io non mi pongo il problema, nel senso che sono abbastanza sicura. Abbastanza sicura. Margherita, domenica le facciamo cadere la sicurezza. Non so neanche come reagirei, probabilmente riuscirei comunque a superare in qualche modo, perché se dovesse accadere qualche colpo ha... penso di poterla avere, cioè c'è anche la donna. Questa quanta è... macchinetta è dubbiosa, non sto capendo. Ha detto una cosa, attenzione Stefania, io ho fatto, al di là dello scherzo, io ho fatto un sacco di video in cui il traditto chiaramente prende una bastonata, successo a tutti, però non si quando è una donna di solito non si mette mai in gioco, non c'è mai la fase in cui ci vabbè ma perché mi ha tradito, un conto se sei insieme a un serial fucker che quindi te lo sei trovato, ma se tu sei insieme a uno, cioè uno deve fare un minimo di esame di coscienza, perché è successa questa cosa, come è iniziata? È iniziata a livello fisico, è iniziata perché in questo ambiente si cercava, mi ha mandato dei segnali, io, e come mai? Ma perché sai, poi l'amore, appunto, richiamo e riparlo di Crepe, anche se poi quando fa le sue robe su TikTok mi sta sui coglioni, però è vero, l'amore è un rompicadio e coglioni, però ci vuole insegnare che cosa, però l'amore veramente va ogni giorno annaffiato come una piantina di basilico, quindi a volte non si riesce sempre, però a volte ci sono delle, non dico dei tradimenti giustificati, però bisogna anche darsi delle colpe. No, eh sì, sia un uomo che una donna. E Stefania, siccome le donne sono veramente, si deresponsabilizzano sempre, non hanno mai colpe, poi si cambiano il taglio di capelli, o no, Steffi? E poi è sempre colpa dell'uomo, che è brutto, cattivo, cioè, io... Ma lei deve avere qualcosa di colpa, si è appena tagliata la frangetta, quindi... Io l'ho vissuto anche con la separazione, cioè, sono stato io brutto, cattivo, e evidentemente... Se non stavo più bene, qualcosa sarà pure successo, no? Se io ho preso delle decisioni così drammatiche. Ma posso porre una domanda? Momento vittimismo, prendiamo i fazzoletti. Non è vittimismo! La Stefania ha detto! La Stefania! Prendiamo i fazzoletti, dai! Cioè, il tradito... se lo merita, possiamo dire che il tradito se lo merita, dai, le corna al 90% sono meritate, sono meritate al 100%, perché al 10% ti sei scelto uno che magari ha proprio, non che è fissato, ma che è fatto così, non diamo colpe al traditore. A volte noi donne abbiamo quella sindrome da croce rossina, quindi ci prendiamo i casi impossibili credendo di poterli modificare, non funziona così. Sì, ma credo che c'entri poco con il tradimento. Credo che c'entri molto poco. Il tradito è colpevole sempre, perché o si è scelto una persona che per natura, non perché vuole, non è perché è cattivo, ma gli piace fare il farfallone o le piace fare un po' la farfallina, altrimenti il tradito è uno perché che... Il farfallone? Il tradito non dà abbastanza, il tradito è uno che molla le redini il tradito si imbruttisce e poi diventa vittima perché mi hai tradito, ma guardati, ma cosa hai fatto? Ma guardati cosa, ma che stai dicendo? Ma stai passando un messaggio sbagliatissimo, ma non è così, dai. No, non è così, allora, non è così? Guarda, e ci sono, Fabrizio, ci sono matrimoni
che poi non vengono consumati o smettono di essere consumati, che possono essere addirittura annullati a livello civile, parlo di giudici, parlo a livello anche di sacra, a livello religioso, cioè il matrimonio non consumato, parliamo anche a livello civile, guarda, no, scusa, se uno non... va bene, allora, ci sono un sacco di coppie. Allora, cosa c'entrano questi casi estremi? Noi parliamo di... Non sono casi estremi, la gente non fa l'amore e dopo un po' una persona normale, magari... Che, perché è che viene tradito anche chi fa l'amore tutti i giorni regolarmente. E quello è il 10% che ti ho detto. C'è un sacco di gente che però viene tradita e se le merita le corna. Ma se le merita, ecco, anzi, sono poche. Stefania, ho esasperato il tuo concetto, ma no, lo dico seriamente. Rispetto per i traditori. Io sono stufo. Guarda che in Francia, io leggevo Zamur, no? E poi ho letto un altro libro, nel libro non so se è di Zamur, in un capitolo di quello lì dell'uomo maschio, no? Che poi l'hanno chiamato in un altro modo, ma quando lui parla poi c'è un processo che viene fatto in televisione a un uomo che è andato con una prostituta, in questo caso è nel libro l'uomo maschio, no? E viene distrutto mediaticamente su questa TV francese, sul canale più importante. Ce l'ho il pezzo, magari la prossima puntata ve lo leggo. E con tanto di figli e di moglie che lo massacrano. E quindi quello è un... Se avessero messo me, li avrei... Io non sono nessuno, mi dissocio anche da me stesso, però li avrei ribaltati come dei calzini. E sarei uscito vincitore con una coppa, cazzo, in mano, tipo così, fallica. Avrei vinto 10-0, ok? 10-0, perché il traditore ha sempre dei buoni motivi. E basta. Scusa Stefania, dicevi, siamo in 1500. No, io vedo Margherita che purtroppo la vedo che sta per andare, evaporare, incazzata nera. No, incazzata no, però non sono cose da sentire. Cioè, tradito, falso, umile. Meglio di una puntata di Uomini e Donne. Non sono cose da sentire perché non esiste. Cioè, dietro ai tradimenti ci sono un milione di motivi e generalmente io credo che chi tradisce l'altra persona non c'entra molto. La persona conquista. No, è il tradito ma non c'entra. Cioè, è il soggetto principale ma non c'entra. Guarda, tradisci che l'altro... te stesso, tradisci quello che hai deciso tu. Ma voi due, scusate domanda, ma voi due trombate anche insieme o solo no, litigate? Dai che mi sento di... No, ma assolutamente mai. Niente. Mai. C'ho speranza, dai che c'ho speranza. Assolutamente. Scusate, ma non, poi non bisogna... commenta, non dice niente. No, ma bisogna anche capire cosa consiste il tradimento, cioè un fattore puramente fisico, una relazione. Cioè quello che voglio dire, ci sono diversi tipi di tradimento. Cioè lasciamo le ragazze. Beh, se vuole andarsi a prendere un caffè... Il tradimento è sempre fisico perché l'amore si insinua nella carne. Se non c'è carnalità, non c'è... Ma dai! Ma la donna tradisce in modo diverso dall'uomo. Esatto, non è sempre fisico. Se va bene, allora, determinate cose da parte di un uomo, generalmente il fatto del fisico viene dopo con questa persona. La prima, se volete entrare a dire la vostra, vi lascio il link. Ma io sono solo partito, Marghe, dicendo che la Stefania ha posto un tema, cioè il vittimismo del tradito ha rotto i coglioni. Siamo qua in più di 100 a dirlo e volevo sentire... No. Secondo me non ci rendiamo conto, ma c'è gente che soffre molto di il tradito. Probabilmente soffre anche chi tradisce. Sì, dipende. Dipende dal traditore, però generalmente il tradito soffre sempre. E soffre anche tanto, se lo sa, ovviamente. Se non lo sa, occhio non vede, cuore non duole. Allora Margherita, facciamo, io come scienziato sociale, adesso voglio capire se il traditore soffre dopo, ok? Quindi noi domenica dopo, tu riprenderai e poi faremo una puntata e dirai ha sofferto o non ha sofferto, va bene? No, però qui è diverso, Fabio. È per la scienza. Il traditore, aspetta Marghe, qui è il traditore soffre con l'apostrofo, S apostrofo offre. Marghe, riprendi c'è la Stefania, aspetta che ci mettiamo vicini. Sì, mettiamo. Allora, 1:43, quindi io ho messo il link per entrare, ma...
il calcio sta monopolizzando questo canale. Io ho lanciato questo form e sta tenendo bene, nonostante il venerdì sera i mondiali, la Bobo TV, e queste sono veramente... Aspetta, Fabio, che Stefania mi ha chiesto una cosa, in sottovoce nell'orecchio mi ha detto, ma Fabri, cosa devo fare? Vi devo lasciare a te e Margherita da soli adesso? Proprio così ti ha detto, ma guarda. Ma vedi, Marghe, io ho capito, l'ho educata bene. A chi dice che la solidarietà femminile non esiste? Ecco, questa è la quindi tu la ringrazi, perché questa è solidarietà verso... Tu la ringrazi. Vabbè, che se lei ci tiene che noi possiamo avere un dialogo, diciamo, più intimo, più duale. Fabio, è brava questa ragazza, brava. Senza il terzo incontro mi sembra giusto. Cioè, Margherita è una... A questo punto, Fabio, stai direttamente a casa tu domenica, ok? Vado, al massimo vado all'appuntamento, devo andare purtroppo alle stelline, andrò lì. No, volevo dire, la Margherita è una love expert veramente brava. Io l'avevo capito anche più di 10 anni fa, quando siamo più di 10 anni fa, quando siamo conosciuti, poi insomma, poi so che le sue amiche le chiedono, poi so che anche gli uomini chiedono, eccetera, Intanto abbiamo un dato, Luttazzi, tabloide, il 50% dei coniugi italiani tradisce, il che vuol dire che non sei tu e tua moglie. Io ci penserei. Voto Luttazzi? In generale, Fabri? No, io faccio un discorso serio, leggermente serio sul tradimento. Allora, il tradimento nasce quasi sempre dal fatto, a meno che uno è partito, noi parliamo in senso generale, poi ci sono i casi che tradiscono a prescindere. Nel caso di perché uno dei due è trascurato, perché c'è la noia, perché c'è la routine e queste cose, perché la donna non si sente più la principessa, perché l'uomo che ha a fianco è ormai un uomo pantofoloraio che sta sul divano e queste cose. Però il problema è questo, che in qualsiasi caso, quando una persona tradisce, a meno che non ami proprio più e odi l'altra persona, è ovvio che c'ha poi un senso di difficoltà, perché comunque con quella persona cioè magari ha dei figli, magari ha una vita di un certo tipo, no? Esperienze, non è che si cancella tutto, quindi entrambi hanno una sofferenza, entrambi vivono la sofferenza. Quando c'è il tradimento è una cosa negativa, io parto da questo presupposto, è una cosa negativa, perché tradire una persona è un atto che comunque è brutto. Io, come vedete, lo dico direttamente, no? Dico, Margherita, domenica pomeriggio andiamo a farci una bella divertentissima giocata di corpi, e lei dice, vabbè, vai, va a far culo, no? Così. Quindi, per logica, no? Allora, quello non è un tradimento, perché lei lo sa, e nel caso è, ma non è, adesso è ovvio che io sto giocando, no? Perché è arrivata qua, se no non avrei giocato, cioè certo, avrei detto, ovvio, guarda, devo fare delle cose. Ma mi sembra ovvio, non siamo qui a specificare. Se n'è andata nell'angolino incazzata. Sto ascoltando. No, comunque tornando, io sono convinto che il problema sia per entrambi, non solo per uno, perché comunque quando tu hai un rapporto che non è di 6 mesi, non è di una roba, sapete, la passione, i primi momenti che esatto. una condivisione intesa di vita, è evidente che viene a mancare qualcosa, viene a collare il senso anche di appartenenza, di sicurezza. E poi diciamocelo anche chiaramente, almeno questo è il mio pensiero, molte volte il fatto di andare, cioè mettere e ricostruire la storia con un'altra persona, mentalmente non è facile, perché comunque tu, quando inizi a frequentare una nuova persona, inizi sempre un confronto con quella precedente, perché quella precedente, se ci sei stata insieme, ti ha lasciato qualcosa, e quindi durando in questo tempo tu costruisci un'altra storia ed è molto complicata. Infatti molte volte, se andiamo a vedere il rinizio di una storia, è complicato, soprattutto per le donne riprendere tutta una storia, infatti, anche per gli uomini, Fabri, è duro, cioè nel senso, certo, ma la donna è di più, perché ricordati una cosa, la donna è molto più complessa dell'uomo. L'uomo è basico, cioè a noi uomini basta proprio poco, a te ti basta un po' di sesso, il calcio e un po' di internet, fine, cioè sei felice, hai detto cucina puntuale, eh? E chi lava, stira e cucina. Hai dimenticato i soldi, e il vino rosa.
Però ci c'eri qua. Ha bisogno di stimoli, ha bisogno di cose nuove, diverse. Cioè, Fabio, capito? Non è così basico, per esempio, come uomo, Non ho capito. Fabio, per esempio, non è un uomo così basico. Ci sono uomini. Oddio, un complimento! Aspetta, aspetta, che faccio una donazione. Una donazione per... come? Vabbè, ma questo come lo sai, non... Fabio, sai che io ho una stima smisurata su di te e su tutto. E so benissimo che non sei un uomo come tanti altri, nel senso che qua come esempio non possiamo prendere te, per esempio. Ma scusa, io adesso divento geloso, ho mandato via Stefania per cercare di portare te a concludere e tu fai la corte a lui. Ma non ma sapevo, guarda che sei proprio... ma pensavo che ci no, non ha fatto la corte perché, aspetta, perché non sono basico? No, ma tu sei super complesso, anche tu sei super complesso. Nel senso di complessato? Anche. Complessato tanto, dai Fabio. Ma se faccio il video naso. Allora, no, grazie Nunzio. Grazie Nunzio per due cose. Uno per il complimento e due perché dice non mollare questo forum, siamo con lei. Grandissimo intervento di Fabrizio, che come noi non è basico e come voi che partecipate nessuno qua è basico ma neanche acido. Grazie Marghe per il primo complimento, questa è la quinta puntata. No, io ti ringrazio, magari il raffreddore il venerdì sera, ti sei un po' intenerita, è la prima ma volta. Ma ti ho sempre fatto i complimenti. Allora facciamo che ci vediamo domenica tutti insieme a pranzo, così siamo tutti felici, al ganghetto. Tutti chi specifica chi sono i tutti, perché qua... Io, te, Margherita, Stefania, la mia ragazza. Ah, tu e Stefania? E poi? La mia ragazza. Non so, invitiamo qualcun altro. Da festa. Da che ci siamo. Scusate. Le amiche della Margherita. Allora Fabio, mettiamo, io pago per Stefania e Margherita. Allora facciamo come facevano, mi pare, Fede, le Mora, eccetera. Io e te e 50 ragazze. Che nostri, cazzi, sì, migliori, va bene, no? Vabbè, a me va bene così. Però aspetta, perché dove Stefania l'ho già... Ci sono i documenti, te lo dico io, Che cosa fa Stefania? È stata già educata, sei tu che devi essere educata. A cosa? No? Educata a cosa? Educata, se ti preoccupi, educata a queste mie uscite di uscire. Se lei è stata già educata, io ho bisogno di capire qual è la mia educazione che mi aspetta, a breve, volevo saperlo, no? La Margherita è innamorata dell'amore. Vedi, una cosa... ha detto una cosa giusta, mantenere un tradimento è difficile, ci vuole anche una certa arte per essere traditori, eh? Io mi sono quasi, l'unica volta in cui ho avuto, e lo dico, l'ho raccontato anche in qualche live, in qualche video che ha fatto anche 20 o 30 mila, l'unica volta in cui mi sono spaventato, perché poi la depressione è anche una cosa fisica, io non ho mai sofferto, è una cosa che è legata, l'unica volta è quando sì, avevo due relazioni, una era quasi finita, però è una cosa, giuro, poi c'è l'inizio, è tutto, ci può essere la passione che vuoi, ma è una cosa che mi ha limato i nervi, cioè... intanto love di Wikes, grazie per la donation, Stefania, cuore, grazie dalla Stefi, Stefi manda grazie, un cuore. Grazie. No, cuore, andiamo. Io devo fare un cuore? Senti, ma... aspetta che risponda Wikes, quando un ragazzo manda una donazione lo si ringrazia, grandissimo. Wise è un amico, sì, è uno che è un chiavatore, insomma, ci siamo sentiti anche in privato. Domani è un appuntamento con una studentessa marocchina in Erasmus, domenica con un'altra tesina. La mia ragazza pensa che io sia fuori per lavoro. Un applauso grandissimo, il nostro eroe, è arrivato il messia, grandissimo. Bravissimo. Cosa ne pensi, Margherita? Scusa un attimo. Fabio, non è che io almeno io difendo il concetto comunque di durata dei rapporti, quindi se lui è un eroe, però dopo sì, tu devi spiegarmi come si può sviluppare una società se tutti avessero questo comportamento, cioè uno lo può fare, no? Però se tutti lo facessero è un casino, perché tu pensa poi ai figli come li gestisci, perché ovviamente alla lunga se uno può stare così, ma quando tu fai un figlio con uno, figlio già le separazioni... No, però aspetta, ragazzi, credo che sia molto giovane, ragazzi. Ma stavo dicendo quello, Stefi, bravo, dillo tu, cioè Wikes parla di Erasmus, non dico che lui faccia l'Erasmus, ma credo che... Quanti anni hai, Wikes? Cioè, bene o male... No, però sta dicendo una cosa, che lui sta bene con la sua ragazza, ma non rinuncia ad andare così. No, probabilmente la ragazza non lo soddisfa.
Attenzione, attacco a Wikes, che è un amico di Fabrizio Fratus, dottor sociologo Fratus, professor Fratus. Ma chiediamo alle ragazze. Vi faccio una metafora molto semplice. Sai che più sei malata e più hai la voce comunque così che... nasale. Ancora più no, nasale. Però sexy, vai. Sexy, certo. Allora, l'esempio è semplice. Oggi come oggi dovete far finta che ci sono delle persone che amano stare in affitto, che gli va bene stare in affitto, non sentono l'esigenza di comprare casa. E invece c'è gente che se non compra casa, questa cosa di pagare l'affitto è una perdita di soldi, quindi di tempo, di poca stabilità, gli dà poco senso di sentirsi qualcuno. Prendete questa metafora nella vita. La metafora è che magari persone come Wikes stanno bene con la loro ragazza, la metafora nella carne, benissimo. Aia, allora Fabrizio ha fatto gol. Scusami, vai, prosegui, Marghe. Mi basta per tenere al mio fianco, certo, perché il discorso è semplice. Cioè, se io sto in una casa in affitto, generalmente una donna tende a voler stare più nella casa di proprietà, no? Quindi se non compra casa, quindi se non ha una relazione, si sente un po' in una situazione scomoda. Non si sente abbastanza, no? Nella società. L'uomo no, l'uomo sta benissimo in affitto, peccato che un giorno vede la casa più bella che abbia mai visto e crede che quella sia la casa dei suoi sogni, dice no, questa me la devo comprare, cioè deve essere mia, questa deve essere mia, e quello è il momento in cui un uomo decide che deve avere una relazione. Perché? Perché questa casa soddisfa tutti i criteri che dovrebbe avere una casa normale, quindi in quel momento lui decide di comprare. Se uno come Wikes, e ce ne sono tanti come lui, insultalo, puoi insultarlo, non sentirti, hai fatto un discorso bellissimo. Allora, attenzione, io non insulto nessuno, nel senso che no, tu vuoi insultarlo, insultalo, Marghe. Non voglio insultarlo, voglio semplicemente dire che come lui ce ne sono tanti che stanno come lui ce ne sono tanti, sì, ma ne sono che stanno con una persona perché ha determinati criteri che loro stanno cercando in una donna. Poi vabbè, se ne manca un 5% lo vado a cercare da un'altra parte. Per quanto mi riguarda, uno come Wex gli manca il 60% di quello che dovrebbe essere una relazione, se gli manca la carne. Ecco, l'hai insultato e via, alla fine siamo arrivati all'insulto. Stefania, scusa Wex, io sono con te. Io sono con te, cazzo, veramente. Devi spargere semi in tutti i cavi oro farina. No, io vorrei fare un'altra metafora. Allora, volevo sentire Stefania, poi Fabrizio. No, aspetta, Stefania... prima voglio dare io per... Grande, che fa tacere la sua donna per parlare. Grande Fabrizio. No, ma non la faccio tacere. È perché voglio dare, visto che ha fatto una metafora, faccio un'altra metafora a favore di Wikis. O come grande. Si chiama, scusami, che sei tutti noi, cazzo, il seminatore che... Allora, io faccio questo esempio. Quando si parla, no, tutti sapete che le donne dicono questa cosa, perché un uomo se va con tante donne è un figo, una donna se va con tanti uomini è una troia? Adesso spieghiamo il perché. Se un uomo va a letto con 10 donne e una donna va a letto con 10 uomini, se noi togliamo la tecnologia, cosa succede? Che se la donna che è andata con 10 uomini rimane incinta, ha una differenza sostanziale dell'uomo che è andato con 10 donne, perché le donne, l'uomo che è andato con 10 donne saprà benissimo chi è la madre, la donna che è andata con 10 uomini non saprà chi è il padre, e quindi socialmente, storicamente, sappiamo come è definita. Quindi il problema qua è che la natura ha costruito uomo e donna in modo differente. Quindi noi dobbiamo tenerne conto che se non utilizziamo la tecnologia ci sono delle differenze biologiche sostanziali. Poi il comportamento emotivo, che è quello a cui faceva riferimento Margherita su Wilkes con la metafora della casa, è tutt'altra cosa, perché va ricordato che l'uomo è spirito e carne. Quindi nella parte della carne l'uomo ha il vantaggio che tecnicamente può andare con altre donne senza avere problemi, però nello spirito poi ha dei grossi problemi uomini in realtà, perché cosa succede negli uomini? Che nel medio e lungo termine, poi cosa succede? Invecchiando hai sempre questa necessità di sentirti giovane e inizi a diventare un pochino misogeno,
e quindi non hai più una capacità di crearti un rapporto stabile e veritiero con le donne, che devono essere complementari, uomo e donna devono essere complementari, non in antitesi, non uno contro l'altro. E allora se non si raggiunge la complementarietà e quindi un buon rapporto, allora lì nasce il problema e nascono i tradimenti, per tornare all'origine del ragionamento. Scusa Stefania, perché volevo fare questo esempio. Grande intervento, questo lo clippiamo. Cosa Steffi, ne pensi di soddisfare la carne? Lo insulti? Tu mi soddisfi carnalmente tutte le mattine? Ma no, cioè, francamente... Guarda Margherita, rifai la faccia! No, no, lo sto aspettando, sto ascoltando con... Cioè, non mi sembra giusto stare lì a dare dei giudizi su comportamenti delle altre persone o fare i super bigottoni. Lei è una bigottona, sappiamo. No, non è vero. Cioè, vai Steffi, di quello che vuoi, se vuoi insultare Wise fallo, anche in maniera diretta e pesante. Ma no, francamente no, non lo insulto, cioè lui trova il suo equilibrio come vuole, forse dovremmo anche essere noi donne a capire, ad avere un po' consapevolezza di quello che facciamo, di quello che siamo, di quello che abbiamo bisogno, di quello che ha bisogno l'uomo, del ruolo che abbiamo noi, del ruolo che ha l'uomo, del fatto che l'uomo ha il testosterone, sono questioni un po' complicate, non ci facciamo abbastanza esami di coscienza e pensiamo di ragionare come se l'uomo ragionasse come noi, non è così. Ferma, perché Andrea Filippi non ha capito il discorso che ho fatto. Io ho spiegato senza usare la tecnologia, quindi questo, caro mio... L'ha sottolineato Andrea. Ho scoperto il microscopio, era impossibile, quindi non c'entra niente col mio esempio. Che l'aveva anche sottolineato Fabrizio, quindi Andrea, esatto. No, Steffi, ti vedo molto fluida. In realtà sei... No! È una bigotta. Ma vai a vedere cosa scrive sul talebano. Qual è la vera Stefania, esatto? Posizioni anti-aborto, questioni morali, certamente, però... cioè... ritorno a dire che dovremmo prendere consapevolezza dei ruoli di ciò che siamo. Cioè tu dici che nella genetica, nella fisicità non si scappa da quelle situazioni? Ma no, ma non si è mai fatto neanche in passato. Le donne cercavano le donne per i propri uomini, no? Si riferisce al Medioevo, quando le donne il nobile rimaneva incinta. Per sicurezza la donna cosa faceva? Sceglieva lei la cortigiana, no, da mettere nel letto, per il semplice motivo che così poteva gestire e controllare, un po' come fanno i musulmani con le mogli, no? La prima moglie sceglie le altre tre. Margherita si sta arrabbiando. Mi chiedevo in che anno siamo, perché sto perdendo un attimo. Stiamo facendo dei percorsi. Cosa c'entra l'anno? Scusa Margherita, cosa c'entra l'anno? No, ho sentito cortigiane, robe così. Che... No, era un esempio per far capire il riferimento. La gestione della famiglia. Forse un tempo la famiglia veniva gestita, adesso è più difficile. Cioè, incontriamo milioni di problemi, no? Adesso Che il problema principale sia che le persone mettono al mondo figli, per esempio, quello che è uno dei motivi principali, senza ben rendersi conto con chi e come, che con quella persona poi dovranno averci a che fare almeno per 20 anni, almeno tutti i giorni, perché... maggiore età o non maggiore età, però più o meno diciamo che 18 anni tu con quella persona sicuro ci devi avere a che fare, quindi inseminare a destra e a manca, attenzione ragazzi, perché se no poi è una vita d'inferno, no, quindi, senza la tecnologia e senza in testa che senza le tecniche, insomma, no, sta dicendo semplice, esatto, no, sta dicendo, infatti il matrimonio nasce per quello, perché in realtà ci si sposa perché c'è la prole, no? Per il compito della madre. È stata la puntata forse più bella, sono contento che sia arrivata la Stefania, sono contento, Silvio è arrivato alla fine a rompere il cazzo, ciao Silvio, è arrivato, grazie a Silvio che è arrivato alla fine, cioè 2:02, avrà visto le partite che non c'erano.
Io sono con Fabri, devi tornare anche con la Stefi. Di solito io e la Marghe, poi faremo un libricino. Scusa, a questo punto, domenica, vediamo come funziona e poi vediamo se poi si torna tutti insieme o si litiga. Esatto, se salta la puntata. Io manderei via per finire, comunque manderei via Stefania, manderei via Fabio, rimango con Margherita, risolviamo, anche perché prima era un po' arrabbiata e quindi a questo punto devo corteggiare. Io esco, per perdonare. Quindi adesso ancora peggio secondo me. Io devo salutarvi perché streaming. Va bene, buonanotte a tutti, grazie. Ciao ragazzi, 2:04, iscrizione al canale, ciao Stefi, ciao Fabri, grazie davvero. Ciao. Grazie a tutti, grazie a Silvio, grazie a Fabri, grazie anche a Nunzio, grazie a Claudio che alla fine dice vi faccio i complimenti anche io se ho fatto polemica. Spero che anche Wise, che è sempre presente, abbia ottenuto qualche, non risposta, perché qui nessuno fa un professore. Fabrizio è stimabilissimo e poi ci ha mostrato anche il suo privato e questo è stato carino, no Marga? Che alla fine molto, molto. La Stefi, io la conosco, è super top, sì. E io ringrazio Ant Ben per il love di prima, quando poi eravate voi in diretta, e ringrazio tutti. Fare questo format è divertentissimo, non è facile, c'è tantissimo da dire, si rischia tantissimo di andare fuori tema ogni puntata. Si richiude. Ma perché in realtà non c'è un tema, il tema è sempre quello di base. Poi noi cerchiamo di iniziare con un argomento. The love, si interrompe tutto. Love. Ognuno a casa sua, dice Manuel Mattei Ambrosiana. Leggila tu, Marghe. No, leggila proprio tu. Va bene, però. Ognuno a casa sua ci si vede quando vuole, senza avere in casa la tua donna fissa. Io la vedo così. Mi stuferebbe avere a casa mia la mia donna sempre. Grande, un applauso, perché lui è di nuovo, tu è l'amico di Wise. Oh, ognuno a casa sua, ci si vede quando vuole senza avere a casa la tua donna fissa. Cioè, o no, io alla fine non mi sento di biasimarlo, perché quindi l'importante è veramente sì, per carità, però... Grazie Love, grazie a Mauro intanto, che è un caro amico anche nell'azzurro, grazie ad Antonio grazie. P, grazie Antonio per questa bella live, ma soprattutto per la pazienza di Margherita stasera. Ragazzi, è normale. Ciccio, è normale, ogni tanto vengo attaccato io, ogni tanto prendo un complimento io, ogni tanto la Margherita si trova per... è così, oggi è entrata la Stefania, che è una ragazza educatissima e che fa appunto la professoressa, è in politica, quindi ha a che fare con la gente, si spende ed è molto brava. Magari l'altra volta sono entrati un po' dei nostrissimi le prime puntate. Avremo a che fare con tante realtà, quindi tanta gente la potremmo portare noi proprio per sviluppare certi argomenti di base. Esatto, dicevi Margherita, ringrazio Antonio. Io stavo dicendo tu ringrazi perché dici, cioè, scusa, io ringrazio e tu dici che si va un po' così a braccio. In realtà secondo me vanno fatte delle tematiche senza uscirci, a meno che non si fa la puntata imprevedibilità. Io invece stavo dicendo che è difficile fare questo format. Io ringrazio tutti i donatori, chi si è abbonato, gli amici fissi, Fabrizio, chi viene qua a sostenere, perché è dura Marghe e io questo non lo capisco, e devo dire che chi mi stima solo per il calcio, cioè il numero di chi mi stima solo per il calcio è enorme. La live più semplice che io apro, magari settimana scorsa, così anche per dire, durante i mondiali quasi nulla, fa 300-400 persone. Questi temi, allora ti chiedo una cosa seria, poi chiudiamo. Siamo ancora in un centinaio. Il sorriso di Marghe accenderebbe luce a San Siro. Grazie ad Antonio che ci dà la forza di andare avanti. Marghe, tu sei stupita come me da dei numeri, lasciamo stare che venerdì. È la gente, però siamo lì, più o meno con i numeri siamo lì ultimamente. Salutiamo anche grande Claudio Ventrella, certo, anche io ti voglio bene, ti aspetto, se vuoi entrare mi fa veramente piacere, poi alla fine visto che siamo tra amici. No, dicevo che non posso nascondere che alcuni numeri, tra l'altro nel canale YouTube ci sono, secondo le statistiche di YouTube, poi ve le farò vedere, ma ve l'ho già fatte vedere, ci sono il 3% di donne. Il 3% di 61.000 vuol dire 1.800-2.000 donne.
tante ragazze dell'Inter le avete viste, vi ricordate Camilla, vi ricordate ragazze che sono entrate a salutare, no? No, ecco, Gianmarco chiaramente mi manda una frase che è un abbraccio. La musica, ma è chiaro, io dico sempre un'altra cosa invece, Gian, io dico, ma ha venduto di più Nietzsche, Schopenhauer o Fabio Volo? E chi era più bravo? È chiaro che Nietzsche non ha venduto un cazzo, Schopenhauer ne ha venduto poco, hanno fatto i riassunti, però loro sono i padri della filosofia di Metamondo, piuttosto che i padri di Freud. Eppure Fabio Volo ha venduto magari 100.000 libri, con tutto rispetto per Fabio Volo e i suoi libri divertenti, però è così, magari Natale al cesso ha fatto più vendite che un film, ok. Vieni, facciamo la seconda parte, vieni. Però ogni settimana io non sono, facciamo una parte, però io non sono falso, io non sono falso, Marga, sì, lo facciamo in settimana, ma poi aumenteremo magari il pomeriggio. Io non sono falso, magari il pubblico c'è più il pomeriggio, io non cerco il pubblico, non mi interessa, la gente che mi segue lo sa. Se volessi cercare il pubblico avrei fatto anche col calcio scelte di io faccio le scelte del cuore, non lecco culi e non faccio cose che non mi piacciono o pubblicità che non mi piacciono. Però devo dire che calcolando il numero delle persone in live spesso quando facciamo certe cose e calcolando che, ripeto, non parlo di cazzo non lo so, di burro cacao, sono qua con una ragazza educata, anche carina molto, e che è una love expert, come mi considero io sono più un esperto di questo che di calcio, quindi, ma anche perché sono studiato e sono vissuto, non, per quello che prima mi sono un po' offeso, però i numeri, Marghe, lo sai, a me fanno soffrire. Che ne pensi? No, affrontiamolo in pubblico questo argomento, che a volte ne parliamo in privato. No, certo, beh... E mi dispiace anche per te, e mi dispiace per te che sei veramente brava. No, ma io sinceramente, cioè, ovviamente quando abbiamo iniziato questo percorso, diciamo, un po' alternativo... Io te l'avevo detto, cioè io sapevo che non avevamo tutto questo seguito. Io alternativo, non ti avrei mai interrotto perché fa schifo interrompere, però lo dico a bassa voce, alternativo mica troppo. Io, no, però per no, il momento... Ma, Marghe, sì, io apro il canale e ancora adesso c'è la sigla del mio libro. Io faccio i primi video in cui parlo di queste cose. Parlo di cose come Tiziana Cantone. Che era morta, esatto, per una questione ci di... sono io. Cioè, adesso tu hai introdotto una persona nuova. E poi persona nuova che a me sui social o sul web... Ma l'argomento io lo trago... Ma Marghe, io ho una playlist. Ma scusa un attimo. Io ho una playlist e non le ho messe tutte, perché poi devo ancora sistemare il canale. Poi ma faccio non so un... cosa vuoi dire. Ho capito benissimo quello che dico intendo. Che nella playlist c'è scritto Sfoghi Società, Inter e Calcio... Benessere, beh, relazioni di coppia, corso d'amore, no? Sì. Io qui dico, cioè qui sono dei video, adesso non so se li ha messi come quelle più... Le ragazze italiane, Tiziana Cantone, vabbè, qui le dimensioni contano, qui ci sono erezioni top, cosa mangiare, così, perché le donne italiane, le donne indecise, l'amico delle donne o amico sottone, fidanzata fissa, storia seria o corso d'amore puntata 1, da oggi faccio la prostituta... Come le ragazze si seducono oggi, Maxi Lopez, amore come comunità, tutte le donne vogliono il devi farla ridere, sfatiamo questo mito, Desiree Mariottini, la pornografia e i suoi effetti, qui c'era Fabrizio che hai visto prima, come non fa scappare il tuo fidanzato, corso d'amore, come capire il vero amore, Totti Ilari è finita perché, gli uomini che sfigati, le donne che stronze, uomini senza coraggio, donne senza cervello, amici mai, come sedurre e gestire, Zaniolo, che alla fine ha fatto un po' come usare Tinder, coppia e declino inevitabile, le tipe in ciabatte, le cinque regole, leggo l'inizio perché poi il titolo è l'inizio, non è che lo interrompo io, il sesso in una coppia è puntini puntini, come cancellare il dolore, perché le storie d'amore a distanza non funzionano, i Cardiman, Ambra. Fabio. No, ma ragazzi, ma c'è, ma... Sì, ho capito, ma tu adesso hai introdotto una cosa nuova, sei di... no, sono io. Ma io ho fatto dei video, scusa. Nessuno mi conosce, nessuno come... sa che cosa facciamo, cioè... Chi è Margherita Boh? Cioè, per il 99% dei tuoi utenti, chi è Margherita Boh? Cioè, capito? No, però aspetta. Puoi avere una piattaforma grandissima, per carità, ma perché io insisto? Allora, non sapere che litigi tra me e Fabio sono che io ci tengo alla puntualità.
E voi direte, perché fai affari con Fabio? Bella domanda. Ragazzi, io ci tengo tantissimo alla puntualità con voi e ogni volta mi arrabbio perché Fabio ha mille uno impegni e ogni volta... Sì, ma che non voglio avere, io ho impegni che non voglio avere, si chiamano rotture di coglioni. Okay, guarda Nunzio cosa dice. Ha impegni che non vuole, quindi io, cioè, infastidita da queste cose che lui mi rimanda, mi fa... Cioè, io vorrei fare molto di più per voi, per... Lei vorrebbe fare molto di più, ma come tutti lavora dalle 8, dalle 8 alle 19. Leggi Nunzio, penso che la colpa non sia tua, dicono a me, no? Intanto Claudio viene a salutare, intanto Claudio viene a salutarci. Claudio! Fabio, eccomi qua. Ciao. Aspetta un secondo. Perché... Scusa, entro solo, scusa, per chiedervi scusa. No, perché... Aspetta che leggo Nunzio. Poi... Aspetta, Nunzio dice, no, perché io mi sono molto... Non dico depresso, che è una parola che io non uso mai, sono molto triste, per i numeri. No, ma non perché li voglio, perché l'argomento, vabbè, comunque, perché è un mio argomento. Sembra assurdo, capito. È venerdì sera, proprio. Aspetta, Claudio, no, anche il giovedì. Penso che la colpa non sia tua, dice Nunzio. La gente reputa questo argomento superficiale, quando in realtà non lo è. Gente come voi dovrebbe parlare nelle scuole. Quindi non solo dici che siamo bravi, cioè scusa, che dovremmo fare questa cosa, ma dovremmo, cioè, parla di scuole. Claudio, io sono un po', tanto benvenuto, io sono, così mi abbatto un pochino, non stiamo parlando di quando facevo i video da solo, no, facevo dei numeri, ma sempre numeri che dicevo, ma capperi. All'inizio facevo numeri, poi forse la gente mi segue per il calcio, no, dimmi tu, Claudio. Fai parlare. Sì, no, principalmente credo che ti segua per il calcio. Cioè io ho iniziato a seguirti per il calcio, perché essendo interista mi piacevano i contenuti, quindi mi stimi solo per il calcio, per quello. Poi, principalmente sì, poi vedo che ogni tanto fai anche questo tipo di interventi dal vivo, questo era interessante. Poi devo dire la verità, oggi non avevo un cazzo da fare, ma no, scherzo. No, ma è così che deve essere. Ma magari così. Fosse così per altre 500 persone che non hanno un cazzo da fare, vengono e poi ci vengo a precisare che non sono un pipparolo. No, va bene. No, ma nel senso... Nel tuo privato non è che ci interessiamo. No, però attenzione, attenzione. Cioè, Claudio mi segue per il calcio. Nel momento in cui dice non ho altro da fare e vieni in live, sa bene o male chi trova, no? Invece io, allora, un conto è sponsorizzi, prendi 20 euro, fai una copertina, una sigla, ci aiuta Silvio, che appare, scompare, fai la pubblicità e magari, perché io non ho mai fatto mezza pubblicità, ma c'è gente che fa delle live e è l'argomento che tira, no? Oppure è il personaggio, perché se al posto mio, al posto di Margherita ci fossero... Non lo so. Delle belle ragazze. No, parlavo di persone importanti che hanno... Cioè, se ci fosse qua la figlia di Ramazzotti che parla, io la stimo molto perché parla di queste cose, è molto... Cioè, lei parla di questi argomenti, c'è sta la pubblicità che fa. Ecco, Silvio si è presentato come un pipparolo. E... Forse l'argomento deve vincere, forse vincono, se vengono qua Totti e Hillary e fanno una puntata, vincono sicuramente, perché sono conosciuti. Però Claudio, no, io ci rimango male. A me poi tra l'altro mi appaiono le tue notifiche più di tutti gli altri canali che seguo. Quindi non so a cosa è dovuto questo. Funziona? Sei degli hacker che lavorano per te. No, purtroppo no. No, non ho hacker perché a volte la gente vuole donare e non riesce neanche a donare, a abbonarsi, io non ho capito perché, tipo dall'est o dall'Albania, quindi se fossi un hacker avrei risposto a chi si voleva abbonare. Io ci rimango male, anche, vediamo Gianmarco, ma se provassi a dare un'altra opportunità al secondo canale, secondo me ci sono tanti non interisti che non ti seguirebbero qui, ma su un altro canale sì. Allora, con questi numeri, Gianmarco ha ragione, no, con questi numeri vado sul canale 2, dove c'erano solo questi argomenti, con questi numeri vado là, ma allora non lo chiamo Fabio Bergomi 2, allora lo chiamo veramente Gli Amici del Cuore, piuttosto che, non lo so, potrebbe essere... Beh, appunto, io sono convinta del fatto che chi segue Fabio per il calcio, nel momento in cui sa che non sta parlando di calcio, non gliene frega niente.
No, dico anche un'altra cosa. No, non è detto, No, è perché così. È così, è ne... così. sì, ma Però tu nei video non era così, insomma, ne parli Claudio. in modo che No, magari alle origini no, potrebbe. ma adesso sì. Però nei video non era così. Anzi, c'è tanta gente che i video sfoghi, o no, Claudio, i Che video sulla c'entra? campagna. Ma adesso è così, Fabio. Adesso vede che tu fai una roba che non c'entra niente con l'Inter. Chi se ne frega. No, dipende anche come tratti gli argomenti extra Sì, calcio. ma Cioè, la nel senso, io pubblicità, tra ti, virgolette, di questa cosa al di là dei contenuti del calcio che tu proponi, gli altri contenuti sono, cioè, li trovo anche interessanti. Ma è proprio il personaggio che, al di là che non ti considero un personaggio costruito, cioè, mi sembri molto genuino. Quindi, Certo, ti se ringrazio, vedo che certo. fai un'altra Ma lo cosa è, ma lo è riguardo un altro argomento assolutamente che magari così. mi può interessare, io ti guardo come stasera, al di là della Quindi battuta, che Claudio, non avevo l'argomento, cazzo. no, dico, ma l'argomento, no? Tu lo ritieni importante, come diceva prima Nunzio, cioè c'è gente, no, Assolutamente sì. che lo ritiene importante. E invece c'è gente che c'è gente, io dico sempre che gli uomini sono tutti chiavatori, le donne tanto hanno le amiche o vanno a farsi leggere le carte. E noi qua abbiamo 100 persone o 200 o 300 come l'altra volta, perché la prima puntata, non lo so, magari non c'erano i mondiali, pioveva. Vediamo Wikes. Io ormai, Fabio, ti seguo solo per queste live. Vedi, Wikes è il contrario. Wikes, tra una ciurata e l'altra, viene a seguirmi solo per queste live. O anche Grazie, Wikes! Claudio. È love di Wikes. Fai un love. Hello. È love. Non me ne ero accorta. Scusate, sono un po' Claudio, annoiata scusa, anch'io. continua pure, Claudio. No, no, avevo finito. Però parli molto Comunque bene, sappiate quindi. che io anche con 40 di febbre sono qui No, per allora parlare scusa, allora posso dire d'amore, che quindi con il mio convinzione invito per la amorosa. carbonara a Margherita è ancora valido. Certo, Se lo appena vuoi. sono a Roma ti faccio sapere, d'accordo? Ma la Allora, prendiamo. ragazzi, comunque, a Cosa parte ne gli pensi, scherzi. vai Claudio, cosa ne pensi di Margherita? È preparata? Sì, no, ma è molto preparato. Anche, in realtà anche il professore, sono molte cose che ho anche Avevi detto condiviso. che era uno No, al di là stronzo. della. Mi sono un po' infervorato su quella cosa degli uomini corteggiatori, ma non era rivolto, non era un attacco personale, era Ma un spiegala, attacco a certo. questa nuvola dell'uomo che non sa corteggiare. Ma come la vedi tu? Ci interessa, non ci interessa, Tu non come devi. corteggi? No, allora io sono Come una pippa colossale nell'approccio così dal vivi? E vivo. Lo ammetto, no, lo allora! Allora abbiamo una risposta. ammetto, però allo stesso tempo, per chi lo sa fare. Cioè, ci sono diversi aspetti, soprattutto adesso con i social, secondo me, hanno un po' rovinato Ma noi in questo abbiamo l'approccio detto, del eh. Noi abbiamo detto proprio questo, cioè il discorso è vivo. proprio Su quello. quello ero molto Comunque d'accordo. ricordatevi che in ogni live basta anche solo una frase che vi fa riflettere, una frase che vi fa pensare due volte davanti a una cosa che avete sempre fatto e che non vi siete mai chiesti quanto sia non giusta o sbagliata, ma semplicemente quanto possa portare effetti positivi a voi stessi, non solo agli altri, o negativi. Cioè, per noi già è un traguardo, cioè, per me, se ci sono queste 100 persone domani o dopodomani, di queste 100, 80, 70, già domani, quando devono fare una cosa riguardante l'amore o di quelli degli argomenti che abbiamo parlato noi, e per un istante pensa due volte prima di mandare un messaggio, prima di rompere il ghiaccio con una ragazza, prima di farsi magari delle pare mentali su cosa dire o come non dire, no? Ma magari noi abbiamo detto una roba e questa persona ha già avuto un effetto positivo. Sinceramente, non per dire, però delle volte io in settimana ricevo dei messaggi da qualcuno che dice: sai che alla fine poi ci ho provato con la tipa, come con l'approccio che hai detto tu è andata bene. Un altro, neanche poche settimane fa, alla fine con la tipa è andata da Dio, stiamo insieme. Sai che è successa sta cosa ed effettivamente ho capito che questa persona non mi amava ma mi stava sfruttando. Questi Sì. messaggi Certo. per noi sono tantissimo, cioè saranno 3, saranno 4 a settimana, saranno 10. Per me sono tutte preziosissime perché significa che quello che abbiamo fatto, se c'è anche solo
un 10%, 20%, che domani, davanti a una situazione dove noi abbiamo parlato, abbiamo dato un, tra virgolette, consiglio, o comunque abbiamo dato la nostra idea, la nostra idea di esperienza, eccetera, e ci pensa e lo fa ed attiva un meccanismo di ricevere positivo, cioè un risultato positivo, cioè, per noi già No, quello è quello che noi vogliamo d'accordo. trasmettere, No, ma non cioè. solo, non solo. Qui c'è gente, se guardavo le analytics, abbiamo fatto un picco più basso delle altre volte, però è rimasto costante sui 100. Però c'è gente che è venuta per dire la propria, come Wise, come i ragazzi prima che sono venuti e hanno pagato uno sticker o un messaggio in evidenza per dire la loro ed entrare in discussione. Poi c'è stato l'ospite Fabrizio che è entrato per caso perché mi ha scritto, Fabrizio mi ha scritto, che bello il tuo logo. Evidentemente dovrà fare un logo, non so per cosa, e io gli ho detto, ma perché nella Premiere di YouTube si vede il mio logo, no? Che me l'ha fatto mio fratello, comunque lo sapete, e ha scritto, figo il logo che ti sei inventato in realtà, e poi gli ho detto, ma cosa fai? Gli ho mandato le cose, vieni dentro, lui ha scritto bella gnocca e poi è entrato. Saluta Margherita e per il garghetto come faccio a capirla? Sei un pirla, dopo ti chiamo. No, domani ti chiamo. E, però c'è gente come Claudio che poi è entrato, o come gente che ha donato, e io però vedevo nelle statistiche che due persone si sono abbonate. E tra l'altro me le sono perse, e io mi incazzo perché con StreamYard mi sono perso due persone che si sono abbonate. Io non le ho viste, se voi le avete viste, io non... Cioè, ho visto Non delle ci ho fatto donazioni, però... caso, sinceramente. No, io mi arrabbio, ho visto solo donazioni. Sono due persone che sono E abbonate. comunque, Fabio, volevo dirti che Dai, Paolo. per me Questo entrare in argomento noioso, non lo questa so, stiamo parlando di chat da coppie della vivo, no, no, vita. per me Fabio, equivale tipo all'approccio con una super top model. Io sono timidissimo, quindi non... facendo la cosa proprio contro la mia Devi natura. approcciare con una super top model, che non ho capito perché Tira fuori il Fabio cazzo e parlava. metti lo sbattere sul Fabio! Cazzo, no! Porca miseria. E poi mi denunciano pure Dopo per 2 ore e 25 posso dire una stronzata. questo. Ah. Allora, dico una cosa, no ragazzi, devo andare perché domani mi devo alzare perché viene qua un mio amico spedizioniere. Tra l'altro, una settimana durissima, mi sono Dai, messo. Fabio, fai parlare che finiamo prima. Finiamo prima, fai parlare. Stavo dicendo un attimo che questa è una vestaglia perché ho scelto anch'io di mettermi un po' a modo, quindi adesso ho una vestaglia sempre. Non faccio pubblicità, non me l'ha regalata, maledetti, di Yamamay, ma da uomo, quella di prima era da donna, e siccome a un certo punto nel calcio fanno il senza giacca, io faccio, vedi, quindi sono genuino, come diceva, perché ho un maglioncino carino, ma a un certo punto mi sono messo comodo perché fa freschino. Evidentemente hanno spento tutto, io sono rimasto qua come un ciula. No, dicevo che però, non è che sono triste per i numeri, dico, che se io nell'ordinateur, nel computer, metto la Margherita, che è bravissima, io che su queste cose mi sento preparato, non figo, mi sento preparato, come se mi si sente Margherita, no? Se poi metto l'argomento in se stesso, perché tutti i libri che ci sono qua dietro, o che ci sono metà di quelli che sono in libreria, a parte quelli, non so, di cucina o non so che cosa, parlano, ma anche i libri di cucina, è l'amore per la cucina, anche i libri di che parlano di calcio, alla fine vanno in tematiche quando un calciatore fa un libro, però questa è la vita, dalla Bibbia a tutti i libri qua, quelli sociologici, cioè si parla di vita. E tra l'altro l'amore è legato anche al discorso vita bene, non lo so, mi sembra di parlare di cose. Ciao, ciao Claudio, ciao a tutti. Adesso sta arrivando, mi sa che qualcuno è tornato a casa. Allora, ecco, Claudio è rientrato. No, dicevo che non stiamo parlando. Vedi? Glauco mi segue su più argomenti. Grazie, Glauco. Cioè, dico che non è un argomento pacco. Quindi se metto insieme, non so, 62.000 iscritti, quelli, la Marga, e così dico, cazzo, parliamo di robe che... O no, Marga? Sì, però Magari è sbagliato il medium, magari è il canale Viola, è il canale in cui c'è più... o magari è sbagliato l'orario, non lo so. tu Perché fai poi in live... anche, Vai, Claudio. scusami, no, dico, ma fai anche dei confronti con altre persone, insomma, cioè, nel senso, è molto difficile
ora come ora seguire una trasmissione live, partecipare, non so, adesso non so i numeri degli altri, però a me Ma intendi? personalmente, cioè, quasi mi riesce difficile seguire un film, perché ora è così, cioè, nel senso, vanno le serie TV perché sono brevi. Certo. Seguire una chat dal No, no, io vivo, credo che il vero partecipare. motivo sia solo uno, che la gente segue Fabio 90%, faccio un esempio per il calcio, appena vede, ah, è in live, non è per il calcio, ciao. Non gli interessa, ma non gli Ma questi tutti, interessa, la non come maggior gli parte interessa dei suoi iscritti. l'amore, perché la maggior parte e poi Però l'uomo per io questo, ricevo tante perché se avesse me. donne che lo seguono, allora dici facesse un'altra roba dove c'è un pubblico metà e metà, avremmo sicuramente altri numeri. Perché Hai è un troppo argomento che testosterone agli tra uomini non gli iscritti. interessa, cioè agli uomini, come diceva prima Fabio, tiri fuori l'arnese e hai risolto il problema. Quindi... Ma tu ci dicevi che devi provarci con una super top model? Non ho capito. No, ragazzi, devo andare. 0047. 2 Devi ore provare. No, dicevo. 29. Vi amo. 2 ore tra 6, 5, 4, 2 ore 30. Buonanotte. Grazie, Claudio. Torna la prossima volta, Marghe, Grazie veramente. tanto. Più che Grazie, altro Mario. Luca. Grazie a te, vieni a trovarci, che parliamo della Grazie, domanda. ciao, Ripartiamo da questa Stefano. domanda. Vengo a Milano, io ho vissuto a Milano, quindi ho anche il Ah, cuore ok. lì. Quindi, se vengo, Meraviglia. Allora, spero di va rincontrarti, bene. mi farebbe piacere. Ti aspetto. Ci vediamo, ci beviamo un caffè. Vieni la prossima volta che parliamo anche, ripartiamo dal discorso che hai, Partiamo. esatto, che ti ha chiesto Margherita. Grazie a te, grazie a Emiliano. Ciao a Claudio. Ciao a Gianmarco, ciao 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 caro Emiliano. Ciao a Marghe, sei tutti. stata bravissima come sempre, spero che Fabrizio ti sia stato simpatico come la Stefi. Sei È tutto merito tuo. fantastica, buonanotte e curati. Buonanotte e grazie a tutti davvero. Grazie, Ti dirò sempre. anche per il supporto, Per veramente grazie. me, anche se siete in pochi, siete preziosissimi. Siete comunque tanti, però Siete ma io poi. tantissimi. Per Vabbè, me se sono già guardi, grandi numeri perché no, io se non guardi, avevo se questo guardi, approccio al web, quindi. no, ma se guardi altre live, non pensare che siano dei big numbers. Le live non fanno mai, ma anche i VIP non è che fanno ste live. Sono io che magari, ma non io. È l'argomento Perché che non non capisco interessa. come non faccia interessare. Cioè, non sono io. Io posso anche star muto e invitare una volta te, un'altra volta siamo no, io e te facciamo un Sì, programma, no, possiamo no, no, invitare. non siamo qua per fare pubblicità agli altri, ma ce n'è uno che ha. Che ha? Finisce qua. Finita la puntata. Ciao ragazzi. Eppure non fa questi numeri. Ok. No, ti ho tolto, quindi lo si è sentito, ti ho tolto. Dicevi, c'è Non so, uno. c'è uno sul web che per esempio con titoli di studio, con un sacco di follow, eccetera, ha fatto libri per parlare agli uomini delle donne e non aveva fatto successo per 10 anni, nonostante tutto, e non capiva perché. Cioè, perché lui diceva cose. A un certo punto ha deciso di parlare un po' alle donne per capire un attimo, boom, di iscritti. Perché? Perché lui si ostinava a parlare agli uomini e gli uomini non sono interessati all'argomento. E lui nel giro Ma di pochissimo tempo, cioè, cosa ha fatto? È passato da avere, che ne so, 10.000 followers ad averne ha ragione, 500.000. ma scusa, ti ho citato Giacobbe che ha fatto i libri belli tipo Sì, ma ti sto matrimonio. dicendo, non è che c'è poco da domandarsi qualcosa, c'è da domandarsi che il tuo canale è prettamente maschile e giustamente gli uomini È che si per interessano quello che noi a te. faremo una pagina Instagram, è per quello che da lì partiremo per andare a pescare un pubblico femminile e magari ci trasferiremo sul mio canale o andremo sulla piattaforma Viola e da lì costruiremo qualcosa, ma anche su YouTube, sull'altro canale dove ci sono già degli iscritti che sono interessati a questo Esatto, argomento. Esatto. esatto. Io questo volevo, questo voglio. Buonanotte, grazie per la positività, carissima Margherita. Buonanotte Io sono a con voi, tutti. anche con 40 di febbre. Vi voglio bene. 40 no, spero. No, per dire che anche se ne avessi 40 sarei qua. Dai che ti alzi un po'. Ciao. Ciao. Ciao ciao.